Anna dai capelli rossi va, voleva come una rondine. Non sono più bambina, ma mi coccolo in una culla dai. Il rosso vino nell'aghi in mezzo ad un clima boss punk, e critico ciò che mi va. Ho lasciato il cuore qui, un occhio alla mia metà. Luna mi guarda e mi fa che è il momento di iniziare. Benvenuti su Twitch. Buonasera a tutti, salve salve salve, ciao Canna, ciao Galua, buonasera Serena, Angie, buonasera a tutti. Come state? Allora, mi rendo conto che tipo sta live, intanto aggiusto qua che ok. È una delle live più richieste in assoluto, no? Sul mio canale con ospite Marco Crepaldi, poi tra l'altro in un tema, con un tema interessantissimo di cui ho parlato spesso. Io passerei direttamente a Marco. Grazie mille, Gioia, per l'abbonamento. Marco, buonasera. Buonasera, buonasera Anna, buonasera a tutti. Buonasera, ciao Marco. Allora, voglio avere
avvertire un attimo alle le persone che c'è un microsecondo di ritardo, quindi perdonateci, da lunedì in poi tutto questo, questi problemi non ci saranno più, ci sarà il PC nuovo, quindi ovviamo un attimo a ste criticità. Marco, allora, benvenuto! Grazie, grazie, sono contento di essere qui. E sai che sei uno degli ospiti più richiesti del mio canale, sì? Sono contento. Vabbè, noi insomma abbiamo già interagito diverse volte anche al Cerbero, quindi ormai è come se ci conoscessimo. È vero, è vero. Io chiedo scusa a Marco per l'altra sera di Idra Selvaggia, stavo un po' giù di tono, non voleva essere sicuramente un mio tono di supponenza o di diffidenza nei suoi confronti, semplicemente ero un po' giù di morale, tutto qua. Tra l'altro, premessa da fare, Marco, lo faccio ufficialmente, come ti avevo già detto in privato, non è che non ti ho mai invitato per chissà quale X motivi, ma perché non mi ritenevo all'altezza di un confronto. Ti sono onesta, quindi lo dico chiaramente davanti a tutti. Guarda, sono hai una concezione sbagliata di me, sono tranquillissimo e non c'è nessun... Anzi, sono contento di essere qua. Va bene, va bene. Marco, allora, magari visto che sei cioè la prima volta che partecipi sul mio canale, sicuramente molti ti conosceranno, tant'è vero che molta della mia utenza è condivisa con la tua, però magari qualcuno non ti conosce. Ti vuoi presentare un pochino? Allora, da dove partire? Partiamo dalla professione. Sono uno psicologo sociale, mi definisco psicologo sociale perché sono specializzato soprattutto in questo tipo di branca e mi occupo da anni sia offline ma anche offline di vari fenomeni sociali. In particolare ero conosciuto fino a non molto tempo fa per il fenomeno degli hikikomori, che ho studiato da quando praticamente vado all'università fino a oggi. Ho scritto anche un libro, ho fondato un'associazione nazionale che è presente in tutta Italia, abbiamo gruppi di genitori in tutta Italia e un'associazione con più di 3.000 genitori e collaborazioni con tutti, anche il MIUR, eccetera. E poi negli ultimi anni, dopo aver, diciamo, esaurito un po' il tema hikikomori, non che sia esauribile, però nel senso che dopo aver fatto tanti video sugli hikikomori e sentirmi un po' comunque arrivato a una concezione che mi sembrava adeguata, ho incominciato a parlare anche di altri temi, in particolare di problematiche maschili, perché appunto l'hikikomori è una problematica soprattutto maschile. Quindi mi sono avvicinato al tema incel e dal tema incel ho incominciato a capire un po' di più anche qualcosa sul cosiddetto femminismo tossico, ovvero su quella frangia del femminismo, dell'ideologia femminista che è particolarmente sessista e a mio modo di vedere molto populista, molto strumentalizzante rispetto alle questioni di genere. E quindi da lì ho incominciato insomma a avere più seguito sul web. Nell'ultimo anno in particolare i miei numeri sono aumentati esponenzialmente e diciamo che ho parlato anche del tema di cui parleremo oggi, sempre inerente al macro mondo del femminismo, che è la body positivity o comunque in generale l'accettazione del corpo. Esatto, e poi tra l'altro tu ne avevi già parlato, diciamo, non proprio di body positivity, però comunque sempre di problematiche legate al corpo e specialmente al corpo maschile, ovvero quello la tematica della bigoressia. E poi tra l'altro mi fa strano perché è un video che tu avevi registrato sul tuo canale Hikikomori Italia, che invece oggi sarebbe ascrivibile più che altro al tuo canale Marco Crepaldi. Sì, sì. Ma ne ho fatto anche un altro, ho fatto anche un'intervista a un ragazzo sull'altro canale, sulla bigoressia. Ma in realtà ho parlato anche un po' di positivity perché ho intervistato anche una ragazza su questo tema. Sì. E diciamo sempre della body positivity ho sempre criticato soprattutto in qualche modo lo sdoganare anche alcune malattie come può essere quella dell'obesità, che secondo me viene trattata in modo molto superficiale. Alla luce appunto sull'altare di una presunta inclusività anche legata alle diverse taglie fisiche, che è un discorso sicuramente complesso, però nel post che hai mostrato tu anche in anteprima c'è una totale mistificazione che è legata al negazionismo scientifico. Esatto. Alcuni dietisti mi hanno detto che
chi nega l'obesità come una malattia viene considerato all'interno del movimento alla stregua dei medici Novax, più o meno siamo su questo ambito. Poi si può discutere di tante cose, se quanto ci sia stigma sul peso, quanto le persone con affette da obesità siano magari ostracizzate, però da lì a negare una malattia riconosciuta a livello internazionale e una delle patologie più gravi in questo momento al mondo, credo che soprattutto con degli esempi come l'altezza, che non c'entra niente, secondo me è molto grave. Assolutamente sì, poi tra l'altro non solo negare eventualmente la patologia, ma addirittura il trascrivere il termine obesità può essere offensivo, tant'è vero che viene messo posto l'asterisco all'interno di questa parola, se ti sei accorto, no? Ob, asterisco, sità. Ma è... Allora, io credo che questa sia una deriva abbastanza tipica del femminismo estremista. Ah, guarda, nel io senso che loro ti faccio una domanda. Gli estremisti censurano un po' tutto. Esatto. Guarda, ti faccio una domanda. A parte che voglio risolvere questo problema, scusami un attimo perché probabilmente la live lagga un pochino, vorrei cercare di mettere la cam principale qui. Se quindi... vuoi provo a togliere... Guarda, aspetta un secondo. Togli magari la cam, ti ascolto e basta, magari consumi meno. Secondo me puoi anche toglierla direttamente, ti ascolto e basta, così consumi meno banda e fa niente. Guarda, anche se non ti vedo, tanto è importante che ti sento. Faccio così. Tanto laghi, quindi faccio fatica anche a seguirti. Sì, no, aspetta un secondo che forse... Ecco, dovrei forse uscire... No, eccomi. Ecco qua, forse dovrebbe andare meglio. Probabilmente dovrebbe... Sono rossa come un peperone, il gabibbo. Secondo me ti fa laggare però, perché avendo attive tutte e due le cam, secondo me consumi più banda. No, adesso quindi è soltanto secondo una. Secondo me conviene toglierla. È soltanto una, è questa che mostro in web. Okay. È proprio, diciamo, il computer. Va bene. Comunque ti vedo bloccata, ma chi se ne frega. Ah, davvero? Ti sento bene. Va bene. Grazie Asia. Ma ti sento, tanto alla fine è importante che ti sento. Ok, allora Marco, una domanda ti voglio fare. Cos'è per te la body positivity e come invece vedi che sia percepita invece dalle frange, come possiamo dire, femministe? Senza parlare di femminismo tossico, cioè proprio in generale, dal politically correct. Ma secondo me c'è una grande differenza tra femminismo e femminismo estremista, nel senso che sono due modi di interpretare la realtà abbastanza diversi. Comunque, per me la body positivity è la volontà di normalizzare i corpi che oggi hanno magari molto stigma sociale, e da questo punto di vista io sono d'accordo. Ci sono dei corpi maggiormente rappresentati a livello mediatico, che quindi godono di una maggiore normalizzazione e vengono identificati come il canone estetico da prendere come riferimento, e dei corpi che invece sono poco mostrati, vengono un po' magari appunto filtrati dai media, anche dalle stesse persone, non solo dai media cattivi, ma anche dalle persone stesse che cercano di solito mettere i propri corpi in una posizione molto più avvantaggiata su Instagram, cercando di magari mostrarsi più magri di quello che si è, eccetera, eccetera. Quindi è una sorta di movimento che dice no, mostriamo la realtà, i nostri corpi possono essere imperfetti, non dobbiamo per forza arrivare a mostrare il nostro corpo solo se è perfetto. E da questo punto di vista, secondo me, il movimento ha una positività, ecco. Cioè, non ci vedo niente di male. Penso che sia una cosa giusta. È una cosa anche legata alla sensibilizzazione. Il problema è, come sempre, quando si estremizza un po' il concetto. Quindi mostriamo anche i corpi meno frequenti, diciamo che anche i corpi grassi possono essere belli, e finché parliamo di bellezza, secondo me a volte c'è un po' un autoconvincimento in alcuni casi, tipo Frida che posta 10 corpi diversi e scrive sono tutti bellissimi. Per secondo me è retorica, spiccio, perché la bellezza esiste, ci sono dei canoni oggettivi e dei canoni soggettivi, quindi è un po' spicciolo. Però il problema principale per me è quando si va a mettere l'immagine di una persona evidentemente in sovrappeso e scrivere questo è sano, e quindi si parla non più di bellezza ma di sanità, e soprattutto addirittura quando si nega una malattia come l'obesità. Quindi non bisogna mischiare la sanità, la salute, che insomma è provato che il grasso corporeo fa malissimo, rilascia tossine, è una cosa
che crea problemi cardiovascolari di tutti i tipi. Adesso non sono un medico, però basta informarsi, certo, basta poco per capire quanto possa fare male il grasso in eccesso, non solo l'obesità, è anche solo il grasso in eccesso. Ovviamente non deve essere fatta una guerra al grasso, però non bisogna neanche dire è sano, perché quando dici che è sano stai dicendo una bugia, sostanzialmente. E quando dici, quando dici una bugia stai facendo negazionismo, stai negando la realtà. Non, e usciamo dal discorso dell'estetica. Non si sta per... Uno può anche dire, per me le persone obese sono belle, c'è niente di male, per te sono belle, per la maggior parte delle persone probabilmente no, però per te sì. Ma quando dici le persone obese non sono malate, non hanno un problema di salute, allora li stai mentendo e stai facendo negazionismo scientifico. Ok, allora, sì, allora io in generale mi trovo molto d'accordo con te, nel senso che comunque quando io mi sono avvicinata al movimento della body positivity, mi sembrava tutto molto bello, lì dove comunque, ecco, avevo una rappresentanza per quanto riguardava l'accettazione magari estetica del mio corpo, anche l'accettazione della non accettazione, il fatto che magari io potevo non accettarmi fisicamente era alla stregua di una cosa normale, e sicuramente le varie problematiche che sussistono nel, nei canoni imposti dalla società stessa. Quindi fin lì tutto ok. Quando poi però ho scavato un po' più a fondo e ho capito che la body positivity, ovvero in testa mia la rappresentanza di tutti i corpi non conformi, diciamo, al, a ciò che sono i canoni oggettivamente imposti dalla società, quindi ad esempio un corpo obeso, un corpo estremamente magro, ma anche un corpo, diciamo, un viso acneico, un corpo con cicatrici o con alcune disabilità, insomma, arti amputate, eccetera. E quindi io quando immagino la body positivity immagino l'accettazione di tutti i corpi, la rappresentazione di tutti i corpi. Scavando più a fondo, ed ecco lì dov'è il problema, la body positivity in realtà sembrerebbe essere soprattutto di derivazione americana e si rivolge nel particolare soltanto ai corpi obesi. Quindi si parla non soltanto lì dove si può trascrivere body positivity a fat acceptance, quindi non come intendevo io self love, cioè amare se stessi, sentirsi accettati, no, se ne parli stai commettendo un errore, quindi lo stiamo facendo entrambi in questo momento, perché la body positivity, così come nato originariamente, io credo nell'evoluzione dei concetti in realtà, si riferisce soltanto a quella schiera di persone che sono obese. Punto. E già qui c'è la prima. Sì, beh, diciamo che anche qua... Sì, nel senso, sono definizioni secondo me che vanno poi a tagliare il pelo nell'uovo e sono definizioni all'interno di un movimento che vuole... specificare ogni singola cosa, va bene, cioè sicuramente non abbiamo usato i termini perfettamente, però stiamo parlando di quella roba lì, nel senso dell'accettazione, esatto, del corpo, della normalizzazione del corpo, poi possiamo usare termini diversi, però diciamo la macro area è quella. Sì, ma tant'è vero che da questa metrica qui si fa una sorta di differenza tra fat shaming e thin shaming, cioè se una persona estremamente magra subisce del body shaming è comunque sempre più privilegiata, perché un corpo magro è più accettato a livello del socialmente accettato rispetto ad un corpo obeso, che oltre all'insulto, oltre all'offesa, ha tantissime altre componenti che non permettono la sussistenza di questo corpo all'interno della società. E trovo importante fare una riflessione sulla body positivity in generale, perché proprio in questi giorni è uscito un libro, vabbè, da delle note attiviste che appunto, come dicevamo, no, dogmaticamente trascrivono quelle che sono le informazioni e le regole per poter entrare a far parte del movimento della body positivity. Io non lo so se tu questo lo sapevi. Quindi impartiscono ancora delle lezioni, ancora delle regole, ancora delle informazioni. E la criticità è un business, sì, assolutamente, tutte le cose diventa un business, assolutamente sì. E queste persone si rivolgono, diciamo, ad una
attivista della body positivity, che ha, diciamo, fatto delle affermazioni un po', ecco, un po' al limite della dietista di cui hai fatto il post. Tipo, ad esempio, te lo menziono, la perdita di peso è quasi impossibile, quelli che ci riescono sono delle anomalie statistiche, le diete non danno nessun frutto, creano soltanto un danno. E questa attivista si chiama Virgi Tovar e non esiste la salute individuale, tra l'altro, perché ci ritroviamo costantemente inseriti in una comunità. Poi ci sono invece le frange un po' più estremiste, tipo ad esempio combattere l'obesità è una nuova forma di eugenetica, e la sleeve gastrectomy o il bypass gastrico è come se fosse una sorta di amputazione volontaria. E l'obesità patologica può essere considerata sana, che per me è un ossimoro, diciamo, lampante. E mi ricorda molto invece, ecco, questa metrica, la stessa riflessione che aveva, appunto, di cui aveva parlato questa dietista su cui avevi fatto questo post. Come potresti vedere eventualmente tu una soluzione a tutto questo? Cioè, tu che cosa proporresti se da oggi in poi dovessi occuparti di body positivity, mettiamo caso, e hai a cuore questo tema? Quali sarebbero invece le tue proposte? Non voglio chiamarle regole, ma proposte, soluzioni per vivere meglio. Ma ovviamente la soluzione è molto complessa, perché da una parte non si può dire che non ci sia un problema legato all'ansia sul corpo, soprattutto le donne, ma anche quella sugli uomini è in crescita, la pressione corporea. Ma io basta aprire Instagram per capirlo, una marea di bellissime ragazze, spesso giovanissime, spesso anche rifatte, spesso anche appunto magari con dei corpi perfetti. Io, immaginandomi una ragazza, mi sentirei costantemente in ansia di non essere altrettanto perfetta, ma la stessa cosa può essere detta anche in parte minore, ma comunque pesante per un ragazzo. Comunque anche i ragazzi hanno quest'ansia. Tu prima hai detto lo stigma su un ragazzo magro è minore, ma dipende. Io sono stato un ragazzo molto magro e non l'ho detto io. Lo stigma era molto forte. No, Marco, non l'ho detto io. Anzi. No, tu hai citato. Sì. Hai citato. Ma ci può anche stare, in realtà, non voglio fare a gara su cose peggio. Sicuramente, probabilmente essere grassi è ancora più stigmatizzato che essere magri, però soprattutto oggi con la mania della bigoressia, del culturismo, che poi sono due cose diverse, perché magari uno vuole diventare più muscoloso, e anch'io vado in palestra per diventare più muscoloso, però non ho l'ossessione come per esempio a Luisa, che secondo me è un pessimo esempio, lo dico chiaramente in questo momento. Poi fa quello che vuole anche Luisa, però insomma anche in lui che ha modo fatto un video un molto problematico esempio? Dove dava spazio a una... ho criticato recentemente un video di Luisa dove dava visibilità a una persona evidentemente bigoressica che diceva di mangiare tutte le ore del giorno e la notte, si svegliava di notte in crisi ipoglicemica e la prendeva sul ridere come se fosse una cosa normale svegliarsi di notte col bisogno di mangiare 18 cornette o quello che devi mangiare. Cioè anche diventare grossi può essere un'ansia incredibile, e in quel video veniva incredibilmente normalizzata la bigoressia come se fosse una cosa sana. Cioè in quel video veniva detto che fare quel tipo di cosa era prendersi cura del proprio corpo, veniva detto magari implicitamente, non esplicitamente, ma lo veniva detto chiaramente, e quindi inghiottire proteine. Io credo che bisogna semplicemente dire, partire con la corretta informazione. Innanzitutto dire cos'è salutare e cosa non è salutare. Bisogna distinguere, secondo me, l'estetica dalla salute. La salute è oggettivo, cosa è salutare. Essere troppo grassi in sovrappeso è poco salutare, essere obesi è molto poco salutare, essere muscolosi, lavorare sul proprio corpo è salutare, perché comunque lavori, fai esercizio, il tuo corpo muscoloso ti dà anche una buona struttura, magari per esempio io che sono alto, avere muscoli sulla schiena, i dorsali, o comunque avere una buona struttura muscolare mi permette anche di avere una migliore postura. Essere
eccessivamente, cercare in tutti i costi, anche a costo di distruggere la propria alimentazione, che poi alla fine è quello il problema. Esatto. Secondo me tutti i disturbi alimentari si risolvono nel 90% dei casi con una corretta alimentazione, e queste persone che dicono che non si può perdere peso, secondo me è una follia. Io poi, ripeto, non sono un nutrizionista, però credo che mangiando in un certo modo, evitando alcuni cibi, si possa assolutamente perdere tantissimo peso. Magari non si diventerà tutti come una modella di Victoria's Secret, però entrare in un peso che potremmo definire tutto sommato un peso forma, che può essere diverso da persona a persona, su questo sono d'accordo. Magari una persona tendenzialmente ha un peso forma un po' più alto, un'altra persona può avere un peso forma un po' più basso. Non bisogna per forza fare la guerra al grasso, però incominciare a dire non si può dimagrire, questa cosa viene fatta solo perché le persone vogliono sentirselo dire. Questa è la verità, le persone vogliono sentirsi dire questo, un po' come l'INSS che vuole sentirsi dire che non ha possibilità di avere ragazze. Vogliono l'oggettività perché non riescono a risolvere il problema. Nel momento in cui tu non riesci a risolvere il problema, vuoi che qualcuno ti dica che quella cosa è oggettivamente irrisolvibile, e non solo, vogliono anche che ti dica che non è un problema. Quindi questa è un'automenzogna, è un mentirsi, è una negazione del problema. In psicologia clinica verrebbe trattato come una negazione del problema. Infatti, guarda, il parallelo con gli incel, col mondo degli incel, secondo me è lampante, perché anche io mi sono accorta che sostanzialmente le persone obese, sai che intercorrono nel fat spectrum delle categorie secondo cui una persona in sovrappeso, obesa, eccetera, eccetera, è più privilegiata dell'altro. Esistono delle categorie tipo small fat, mid fat, super fat, fat, infini fat, dead fat, quindi anche tra di loro negano la dicitura normopeso, ma automaticamente creano delle sottocategorie sulla base di cosa non si sa, e secondo me aumenta ancora di più il rischio di discriminazione anche interna del movimento stesso. Però vabbè, e quello di cui mi ero accorta è che molto spesso... sono persone che soffrono. Sì. Secondo me, scusami, il parallelismo con l'insel è proprio perché sono due categorie che hanno un grave problema che li porta a soffrire e che cercano soluzione a questo problema anche a costo di mentirsi, creando delle ideologie assurde tutte loro, che li fanno anche sentire complotto contro tutti, contro di loro, ma è solo un modo per negare un problema. E io un po' empatizzo con queste persone, sia con gli insel sia con le persone appunto appartenenti al movimento estremista della body positivity, chiamiamolo così, però non posso giustificarlo, cioè empatizzare e comprendere non significa giustificare. Assolutamente sì. Scusami. No, ma figurati, tra l'altro quello che ho notato è che, e questa cosa purtroppo, ahimè, la vedo sempre molto più calzante in Italia, il fatto che comunque, visto che le persone obese vengono spesso e volentieri ovviamente non trovano una rappresentazione dal punto di vista sociale, vengono insultate, ostracizzate, che cosa si fa? Si creano degli spazi in cui le une con le altre, perché sono soprattutto donne e soprattutto loro si rivolgono alle donne, ma vabbè, si danno un supporto vicendevole per poter in qualche modo avere raggiungere una certa salute mentale. Io fin lì ci sono. Ultimamente, non lo so, tu mi sembra che hai fatto un post, no, su Cosmopolitan, hanno raffigurato una donna obesa, no, patologicamente obesa, era palesemente obesa, con scritto sotto healthy. C'è differenza. Qualcuno l'ha negato, qualcuno l'ha negato, perché adesso... No, perché qualcuno nei commenti ha scritto no, ma non è obeso, ma come non è obeso? No. Cioè ormai non c'è neanche più la concezione, perché comunque a volte si mistifica talmente, ci si mente talmente tanto che poi non si riesce neanche più a percepire la realtà così com'è. E quella persona aveva delle cosce così, adesso con tutto il rispetto, però... Ecco, stai discriminando in questo momento, stai facendo delle microaggressioni, scherzo, però loro potrebbero risponderti no, così. E il problema è che io magari era anche una bella ragazza, però non... Sì. Il fatto è che comunque quello che io ho suddiviso, almeno nella mia prospettiva, nella mia mente, è che un conto è la sanità mentale, ovvero sentirsi rappresentate, accettate, quindi in qualche modo viversi bene la propria condizione fisica.
però senza porre questa scissione con la salute fisica, quindi che appunto deve essere strettamente correlata anche a quella mentale, perché altrimenti non se ne esce, negando quella che è la salute, perché devi sapere che nella body positivity la salute non c'entra, cioè loro l'hanno slegata e secondo me è un espediente appunto perché è l'unica cosa che potrebbe minare l'attivismo. È quello di negare la salute, dire la salute non c'entra in questo, tutto il resto sì, ma questo è un campo che noi non dobbiamo toccare. E onestamente alquanto problematico, perché tu sai benissimo, no, che una persona in sovrappeso può essere tranquillamente in salute, però ci sono dei rischi che poi a lungo andare portano a delle condizioni, a dei deficit dal punto di vista della salute, che potrebbero, ecco, incorrere in ipertensione, diabete, cancri e quant'altro. Quindi magari sì, istantaneamente la persona obesa ti può dire ho fatto le analisi, sto a posto, però stai andando incontro ad sicuramente alla riduzione della tua vita, no, in qualche modo. E quindi secondo me per questo è problematico, e fin quando tanto esistono questi questo tipo di movimento sotto questa scia, bisognerebbe parlarne, perché io sono per l'introduzione del tema della salute all'interno della body positivity, avendo anche un caso in famiglia appunto in cui, ecco, quando io scoprì la body positivity, io avevo mio padre che era un ex obeso, si può dire che era forse un all'interno della categoria un super fat, quindi al quarto stadio di obesità, se proprio possiamo dire, che sì, dopo tempo ha preso in mano la propria vita, senza ricorrere ad operazioni chirurgiche, tra dieta e palestra, purtroppo la sua obesità è stata la sua condanna a morte, perché è venuta a mancare per un tumore al colon. E sicuramente c'è una predisposizione genetica, ma mi hanno detto che anche l'obesità ha influito molto per tutto questo, quindi ecco perché ho molto a cuore questo tema, insomma. In generale, io ora come ora non saprei effettivamente come contrastare questa deriva estremista della body positivity, se proprio ti posso essere sincera. Anzi, vedo che comunque sta superando ogni tipo di pensiero libero, come può essere il mio, come può essere il tuo sul tema, perché la prima cosa che ti verranno a dire è: non hai studiato, non lo sai, informati. E io sono onestamente molto stanca di tutto questo. Guarda caso, quelli che sono d'accordo con te hanno sempre studiato, quelli che sono in disaccordo con te non si sono mai informati. Questa è la nuova modalità di avere delle discussioni. Sei d'accordo con me? Bravo, hai studiato, bravo, bravo. Non sei d'accordo con me? No, non hai capito. Comunque, secondo me, il dire che nella body positivity non c'entra la salute è la più grande paraculata che io abbia mai sentito. Ed è pericolosa. Come fai a escludere un fattore così importante? È una paraculata incredibile. Ma poi ti posso dire una cosa, cioè, uno può anche dire: io della mia vita faccio quel cazzo che voglio, no? Del mio corpo faccio quel cazzo che voglio, mangio, voglio morire, ma vuoi, nel senso, nessuno, la gente può fumare, perché non posso morire di... Ok, però il discorso non è che tu non lo puoi fare, il discorso è che tu lo fai, te ne prendi le conseguenze, ma se incominci a fare informazione falsa, cercando di persuadere altre persone a seguire il tuo percorso o a diffondere informazioni false dal punto di vista medico, allora lì c'è un problema, perché quello che fuma può fumare, esatto, ma non è che può mettersi a dire il fumo non fa male. È ovvio che sono due cose diverse, ognuno fa quello che vuole. Tu mangi, vuoi diventare molto obesa, va bene, fallo, però non è che incomincia a teorizzare una sorta di pseudo-ideologia religiosa o quello che sta diventando, esatto, per dire che l'obesità non esiste, è solo un'invenzione dei poteri forti e della medicina antidiscriminatoria, no? Cioè, tutte queste cose sono delle stronzate, perché a quel punto diventa problematica il tuo movimento. Ti faccio un racconto. Sì, ti faccio, guarda, un raccontino che già ho portato sul mio canale. Devo ringraziare Checca Flow che mi ha fatto un riassunto di un libro che si chiama Happy Fat, facendo un po' la smorfia Happy Fit, no? Il cartone animato. Vabbè, comunque, di questa attivista della body positivity. Sei pronto? Allora, questa donna. Sono pronto.
Questa donna andò da un medico perché voleva farsi prescrivere la pillola anticoncezionale. Lei era estremamente obesa, il medico le disse una cosa del tipo: guarda, io per darti una diagnosi ho bisogno di calcolare il tuo peso, perché altrimenti non posso prescriverti ciò che vuoi. Lei era molto riluttante ovviamente a salire sulla bilancia e aveva iniziato a piangere perché aveva detto che il medico le stava facendo una microaggressione. Al che il medico aveva detto: guarda, io veramente non posso aiutarti se è così. Al che lei si decide di salire sulla bilancia, comunica il peso e le consiglia di dimagrire proprio per aumentare le sue aspettative di vita, proprio in generale, non tanto per la pillola anticoncezionale, ma proprio ecco, un consiglio di vita. E quindi fornendole, diciamo, dei consigli del tipo: non è che devi correre, non è che devi praticamente fare diventare una personal trainer domani, basta una camminata di una mezz'oretta tutti i giorni in modo che tu puoi migliorare la tua aspettativa di vita. Lei si mette a piangere davanti al medico, dice che non è possibile che lei dimagrisca perché ogni corpo nasce con una conformazione che è quella. Quindi per questo non è possibile in totale proprio dimagrire, però guarda caso, stranamente durante il libro si vede che questa persona descrive l'esperienza di vita di persone che invece dopo che hanno incontrato la body positivity ingrassano. Cioè, quindi a dimagri non si può dimagrire, però ingrassare, cioè il corpo si trasforma, si può trasformare. Bellino questo raccontino. Ma che cazzata, vabbè, è una roba assurda. L'obesità sta crescendo tantissimo. L'obesità sta crescendo, com'è possibile che oggi ci siano, nei paesi occidentali ci sia molto più alto il tasso di obesità e in paesi dove magari c'è minore disponibilità di cibo o si ha un'alimentazione diversa? Com'è possibile che negli Stati Uniti nascano più persone obese rispetto che all'Italia? È ovvio che le abitudini alimentari e fisiche abbiano un ruolo gigantesco, che poi uno appunto abbia una predisposizione o meno a ingrassare, questo è evidente, ma questa è una negazione completa. Ripeto, parliamo di negazionisti scientifici, cioè siamo alla stregua dei Novax, non è che dobbiamo fare chissà quali controargomentazioni. Cioè, la massima argomentazione che ha portato quella dietista è stata dire: ma come facciamo a dire che uno grasso è obeso quando uno alto non è che diciamo che ha una malattia di altezza? L'altezza non è stato stabilito che fa male alla salute. Cioè, questo sono il loro livello di argomentazioni. Dai, ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando con persone che non hanno né capacità argomentative e soprattutto non hanno la capacità di distinguere quella che è un dato scientifico da quella che è un'interpretazione ideologica, perché sono ideologizzati. Beh, assolutamente sì. E secondo te invece quanto c'entra l'industria e il mercato che oggigiorno si sta muovendo attorno, no, a queste figure? Io sono per la rappresentanza di tutti i corpi, quindi non mi scandalizza l'immagine su un Cosmopolitan di una ragazza comunque obesa, in sovrappeso, ma anche estremamente magra, eccetera, eccetera. Anzi, in realtà sono un po' combattuta perché ecco, questa cosa non dovrebbe suscitare indignazione. Mi suscita indignazione nel momento in cui quel corpo viene abbinato ad un titolo come salute, lì sì, se ne può discutere. In generale, se invece è un corpo obeso, ma si parla di, che ne so, la gonna dell'ultima moda, così, per me è la normalità. Secondo te quanto c'entra l'industria, il mercato, il marketing attorno anche a questa frangia del politically correct e anche del femminismo in generale? Perché comunque, ecco, il femminismo è strettamente correlato alla body positivity. E quali potrebbero essere appunto i rischi? Vabbè, i rischi li posso immaginare. Io più che politically correct qua chiamerei inclusività ossessiva, cioè una sorta di ossessione per l'inclusività che porta a negare a volte la realtà e ti porta veramente a mettere in atto dei meccanismi compulsivi, proprio tipici del disturbo ossessivo compulsivo. Quindi io penso che il marketing c'entri tantissimo, ma il problema è sempre la base. Il marketing va
a sfruttare un problema esistente. È difficile che il marketing crei un mercato. Il marketing sfrutta un mercato esistente attraverso delle tecniche che poi magari lo incentivano, lo ingrandiscono. Come hai detto tu, giustamente non ci sarebbero stati problemi se avessero mostrato ragazzi in sovrappeso dicendo non, questo non è sbagliato, comunque forse spiegando che potrebbe essere, che è una cosa che fa male, però appunto che non deve essere presa di mira, che le persone grasse non devono essere schernite, anzi che schernendole magari non le si aiuta a trovare anche un'accettazione, perché poi magari uno accettando tra virgolette il proprio corpo riesce anche magari a migliorarlo, perché poi il tema dell'accettazione può essere ambivalente, cioè da una parte c'è l'accettazione nel senso la rinuncia, dall'altra c'è accetto momentaneamente che il mio corpo non sia bello, sto meglio psicologicamente, ma so qual è il mio obiettivo, so cosa devo tendere, no? So che se dovrei provare a impegnarmi a diventare, o comunque so che se voglio aumentare le mie aspettative di vita devo dimagrire. Poi non voglio dimagrire, quindi non me ne frega niente di aumentare le mie aspettative di vita, non lo fare, nel senso, questo secondo me è giusto. Però ecco, il messaggio, questo è salutare, questo è in salute, questo è invece pericoloso. Quindi il marketing c'è assolutamente, c'è anche questa ossessività a volte esagerata, forzata, per l'inclusività, che appunto deve essere perseguita in modo sensato, con un criterio, con una logica, non con la foga e l'ansia di social justice warrior. No, perché poi oggi l'inclusività è incredibilmente strumentalizzata, è diventata veramente non tanto solo marketing, ma è proprio diventato uno strumento di consenso. È uno strumento soprattutto di consenso sia sui social, ma diventerà sempre di più uno strumento di consenso politico. E questa può essere una cosa positiva sicuramente se aumenta l'inclusività effettiva, però come abbiamo detto anche spesso nel mondo del cinema, cioè, non deve essere forzata, perché sennò rischi di ottenere l'effetto opposto anche per le persone stesse che cerchi di includere, perché poi se tu dai l'idea che quelle persone sono incluse a forza, non con una mutazione magari anche della concezione di quelle persone, ma con degli artifici legali, delle costrizioni, delle coercizioni, quelle persone continuerai a magari includerle, però ad aumentare lo stigma su di loro. Quindi secondo me non fa bene a nessuno questa inclusività ossessiva che stiamo sviluppando, che vale sia per i corpi grassi, ma che vale per qualunque altra categoria. Bisogna cambiare piano piano la concezione delle persone su alcuni problemi, bisogna fare sensibilizzazioni, io sono sempre a favore di qualunque posto di sensibilizzazione, ma non bisogna alterare la realtà, mistificare i dati, cioè non bisogna cercare a tutti i costi di raggiungere un obiettivo anche a costo di completamente strumentalizzarlo o distruggerne ogni significato. Quindi insomma, io credo che a volte il problema sia proprio anche nell'ossessività delle persone, che forse anche per un atteggiamento ipermorale, e io parlo spesso di ipermoralità, secondo me è uno dei problemi di questa società, che non è il moralismo, ma l'ipermoralità è una cosa diversa, una cosa che è stata studiata anche in psicologia, porta a dei comportamenti ossessivi. Io ho anche fatto un video dove parlo di come l'ipermoralità nelle persone, cioè un livello di moralità eccessivamente alto, può diventare tossico per se stessi e per gli altri e portare a sviluppare un comportamento ossessivo. Beh, sì, no, infatti l'avevo visto, mi sembra che ci avevo fatto pure la reaction a quel video all'epoca. E no, sono perfettamente d'accordo con te sotto questo punto di vista. Dato che comunque, ecco, il discorso si è abbastanza esaurito, pure perché comunque quando si viaggia più o meno sulla stessa linea, oltre a fornire delle riflessioni, ecco, non sì, c'è la contestazione, non c'è il contraddittorio, più o meno, ecco, probabilmente leggerai Happy Fat e resterai ancora di più scandalizzato. Ti consiglio un documentario sulla questione, su Tess Holliday, che sarebbe anche un'altra ragazza che appunto è uscita sul Cosmopolitan, che sta facendo molto parlare di sé appunto attorno al mondo della body positivity proprio in generale, e tutte le influenze tossiche e negative che questa persona sta infondendo nelle ragazze. Ci sono dei video delle ragazze che hanno detto: da quando ho scoperto Tess Holliday la mia vita è migliorata. Ma la mia vita dal punto di vista emotivo, psichico, ma non fisico.
Anche gli incel quando scoprono i forum e la red pill migliora la loro vita. Ma no, questo non significa che hanno risolto il problema. Esatto. Significa che la stanno risolvendo attraverso un meccanismo di negazione, un meccanismo tossico che porterà il problema a ingigantirsi e che anche se in quel momento loro non lo vedono, il problema tenderà sempre più a ingigantirsi. Quindi il fatto che uno abbia momentaneamente migliorato la propria vita non significa proprio niente. Infatti sì, guarda, ci sta una ragazza che, sapendo del tema che andavamo ad affrontare, mi ha inviato delle note vocali con una sua testimonianza, dove lei prima era normopeso, termine ovviamente offensivo per la frangia della body positivity più estrema, e avendo incrociato la body positivity si era molto lasciata andare e, in quel momento magari lei viveva in questa bolla di illusione momentanea, fin quando poi si è accorta di avere dei problemi motori ed è dovuta ricorrere ad una sleeve gastrectomy. Ha detto: e chi si occuperà da oggi in poi della mia indignazione, delle cicatrici sul mio corpo, perché altrimenti andavo incontro ad una morte certa. Nessuno prende in considerazione il rovescio della medaglia, anzi cancellano. Beh, sarebbe interessante da intervistare questa ragazza. Se vuoi ti passo il contatto, non è un problema. Se non vuoi farlo tu, magari no, prego, certo, come no. ti passo il contatto comunque. Yes. Ma uscendo al di fuori un po' del contesto body yes. positivity e tutto, ma io ieri ho seguito la tua live con Rick Dufer, molto interessante tra l'altro. Ho visto. Sì, ma io sabata, sì, ma io di solito quando non lavoro oppure non faccio altro seguo spesso, anche se sono molto silenziosa o a volte mi perdo tipo tra i commenti così, più che altro ascolto anche mentre faccio altro. Solo che le tue live è un po' difficile fare altro perché devi stare dietro, cioè nel senso rapisci così tanto che per forza di cose non puoi fare altro, ti devi impegnare. Dipende, dai. No, dipende, per esempio quelle su Tinder, diciamo che sono abbastanza scialle. Vabbè, alcune live sono cacciarola anche le mie, poi dipende. Comunque sì, magari alcune live sono un po' più pesantine, vero. Mi spieghi perché spesso, no, anche nella live con l'Idra, ti definisci femminista moderato? Perché moderato? No, io non mi definisco femminista in realtà. Io non credo che questa etichetta ideologica oggi sia molto trasfigurata e credo che il femminismo moderato stia sparendo perché i social stanno polarizzando molto le idee femministe. Quindi io non credo che nei social possa emergere una posizione femminista moderata perché comunque... Per definirti femminista devi aderire alla loro ideologia, cioè devi dire quello che dicono loro, devi essere d'accordo con loro, e con loro intendo i guru del femminismo. Quindi se non sei d'accordo con loro sei scomunicato. Non so, penso per esempio anche a te o a Cacaflo o a Barbie Xanax, che magari vi definite femministe ma loro non vi considerano femministe perché magari appunto dicono: no, ma siete delle finte femministe. Io quindi sono un'ancella di patriarcato però, scusami. Cioè, sarebbe... Io sono un'ancella del patriarcato. No, ok, infatti. No, a me non... Allora, io non riconosco la parola femminismo come battaglia per la parità. Per me femminismo è un movimento per i diritti delle donne e lo concepisco solo come un movimento che si batte per i problemi femminili. Quando, secondo me, il problema nasce quando il femminismo dice: no, wait, io mi batto per tutti, anche per gli uomini. Lì secondo me si crea un grande problema, perché non è vero che si batte per tutti, si batte evidentemente per le donne e diciamo dice che una volta che risolveremo i problemi delle donne si risolveranno automaticamente anche i problemi degli uomini, cosa falsissima, non funziona così, non è così che funziona la società. Quindi secondo me il femminismo intersezionale è il vero femminismo problematico, quello che secondo me è più un'ideologia e meno una battaglia per i diritti sociali, un'ideologia perché non ha un obiettivo, cioè non è che dice voglio questo, voglio questa legge, voglio questo... No, è tutta una serie di argomentazioni, di retoriche, di ideologie, di dogmi che fanno sì che questa diventi un'etichetta di cui io, appunto, no, in cui io non mi riconosco, proprio perché le persone che si fregiano di solito di questa etichetta non corrispondono molto spesso al mio pensiero, e quindi io non ho bisogno di definirmi femminista per essere per la parità. Mi sembra anche una forzatura stupida, una cosa simile anche a quella che faceva la religione cattolica, cioè dire che se tu non eri religioso, se non eri un cattolico, allora eri immorale, no? Sì. Perché ci sono questi movimenti ideologici che si
arrogano il diritto di rappresentare un valore morale. Quindi la Chiesa era, se tu eri cattolico eri morale, se tu non eri cattolico eri immorale, quindi automaticamente magari eri un peccatore. Stessa cosa il femminismo intersezionale, allora se tu sei femminista allora vuoi la parità, se tu non sei femminista non vuoi la parità, non è vero, perché io voglio la parità, più secondo me di molti femministi e femministe, e in più non basta definirsi femministi, non basta voler la parità per definirsi femministi oggi, bisogna aderire a una serie di dogmi, a una serie di ideologie, a una serie di pensieri che se non aderisci non puoi essere considerato in quel movimento. Quindi è inutile far finta che uno possa definirsi femminista e parlare di quello che vuole senza ricevere astio da parte del movimento mainstream. E poi secondo me è quello il movimento mainstream, cioè quello appunto tendenzialmente più estremista, tendenzialmente più ideologizzato. Quindi io mi definisco una persona moderata che vuole la parità di genere e che si concentra soprattutto sulle problematiche maschili e su appunto il femminismo tossico come strumento di oppressione, oppressione sbagliata, che poi vabbè, ok, diciamo di oscuramento di alcune problematiche maschili. Questo io faccio, ovviamente sul mio canale potrei parlare, posso parlare potenzialmente anche di problematiche femminili, ma non lo faccio non perché non le riconosco, ma semplicemente perché penso che ci siano tante altre pagine che lo possono fare. E quindi nel senso io voglio fare un po' anche da controaltare, voglio fare un po' un compensatore di alcuni tipi di retorica, non voglio aprire una pagina completamente sulla parità di genere a 360 gradi, io voglio trattare una parte della parità di genere che secondo me è sottovalutata e comunque problematica dal punto di vista del femminismo tossico. Esatto, guarda, ti trovi d'accordo, sto vedendo ultimamente diciamo la nascita, la proposta di un nuovo termine, anzi un nuovo concetto al posto di femminismo, proprio per andare in contrasto a questa deriva estremista che sta assumendo. Quello che dovrebbe essere un femminismo intersezionale e liberale, ricordiamoci che poi il femminismo liberale sono diciamo integrati anche pensieri piuttosto discordanti, no? Proprio perché comunque alla base sussiste la libertà di pensiero e di opinione, e questo è tutt'altro che liberale come femminismo, potrei dire anche tutt'altro che intersezionale. La proposta di alcune persone di cambiare il termine femminismo in lotta per i diritti umani, lo trovi più concernente alla battaglia, allo scopo? È impossibile. Allora, io non amo l'etichetta, questa non è un'etichetta, quindi io ho rifiutato tutte le etichette egualitarista, antisessista. Io non credo serva un'etichetta oggi per definirsi per la parità, anche perché credo che la maggior parte delle persone, soprattutto i più giovani, siano effettivamente per la parità di genere, quindi non mi sembra che serva un'etichetta. E il femminismo non si può superare perché è un brand, è marketing. La parola sì. Femminismo è potentissima. Ed è potentissima nella sua identificazione con questo termine. Le persone vogliono il termine femminismo, non riconoscono che il termine femminismo per una battaglia di parità non è equo, che è un paradosso incredibile per delle persone che utilizzano l'asterisco per riferirsi a delle persone in modo che siano eque al 100%, e poi utilizzano una parola che è assolutamente fuorviante dal punto di vista etimologico e semantico, e quindi io credo che sia una contraddizione, una delle tante contraddizioni ipocrite di questo femminismo, che non vuole abbandonare una parola assolutamente imparziale se utilizzata per una battaglia per entrambi i generi, cosa che è quello che dicono loro, e la giustificano con tutta una serie di argomentazioni che veramente ogni volta che le sento proprio le unghie sugli specchi, perché sono proprio argomentazioni senza senso, utilizzate esclusivamente perché non si vuole abbandonare una parola che è utile a livello di marketing. Queste persone vogliono che la parola femminismo resti e non l'abbandoneranno mai, anche qualora un giorno ipotetico nel mondo utopico raggiungesse una parità perfetta, cosa che io credo sia impossibile fino a un certo punto, perché la perfezione della parità è contro l'essere umano. Però anche qualora raggiungesse una parità perfetta, non crediate che il femminismo scomparirà. Cioè il femminismo è una ideologia che rimarrà verosimilmente per sempre. Il problema è semplicemente
È un po' come il fascismo, nel senso, non perché il femminismo sia come il fascismo, ci mancherebbe, però dico, anche quando magari diventa molto tossica, viene molto ghettizzata, però non è che scompare, nel senso rimane sempre viva, perché è un'etichetta molto ideologizzante. Adesso io, ripeto, tiro in ballo il fascismo non perché penso che il femminismo sia come guarda, il fascismo, anche dipende, se alcuni atteggiamenti antiliberali un po' lo ricordano. No, alcuni atteggiamenti, però il discorso, secondo me, il parallelismo ci sta, nel senso che il femminismo, al di là della battaglia, è qualcosa in cui le persone sognano, le persone si identificano e sognano, ma a volte anche irrazionalmente, non c'è, come molti fascisti, ripeto, è un parallelismo che ci sta fino a un certo punto, però come molti fascisti si definiscono fascisti senza sapere minimamente la storia, senza sapere cosa ha fatto veramente il fascismo, lo fanno solo per moda, lo fanno solo perché... Molti, secondo me, femministi si definiscono femministi solo per moda, per consenso, per spirito di gruppo, per accettazione. È un'etichetta, diciamo, appunto, gruppale, un'etichetta identitaria che sono sempre esistite nella storia dell'uomo, le etichette identitarie, ma nel momento in cui diventano ideologiche, soprattutto ideologiche estremiste, a quel punto diventano molto problematiche. Quindi bisogna semplicemente evitare che le persone estremiste, solo perché si fregiano di un'etichetta apparentemente buona, vengano considerate buone anche se dicono delle stronzate o dicono delle cose palesemente sessiste o palesemente cattive, antisociali. Quindi una persona, a prescindere da come si definisce, femminista, non femminista, bla 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 bla, va giudicata per quello che fa e dice. E quindi se io vedo tante persone che si definiscono femministe e dicono delle cose secondo me problematiche, io identifico in quell'etichetta un problema, che poi non tutte le persone che hanno quell'etichetta hanno lo stesso problema, è un altro discorso, perché ovviamente bisogna specificare che non tutte le persone che si definiscono femministe sono così, ovviamente, però il problema c'è, l'estremizzazione c'è, la polarizzazione sui social c'è. Ovviamente i social hanno un ruolo incredibile in questa polarizzazione, basta guardare che le pagine femministe che hanno più seguito su Instagram sono quelle mediamente più tossiche, e le pagine invece magari un po' più moderate che ci sono, ma non raccolgono neanche il minimo, neanche un ventesimo, un centesimo del consenso che raccolgono le pagine estremiste. Perché, si sanno vendere soprattutto. Il populismo funziona molto meglio che la ragione. No, è populismo, cioè se tu parli semplice arrivi alla massa. Se tu parli, è proprio un concetto semplice, tu parli semplice, parli per slogan, arrivi alla massa, ottieni grandi numeri. Tu parli complesso, fai discorsi un po' più complessi, elaborati, fai fatica a emergere, cioè devi fare molto, un extra sforzo, ti richiede veramente una capacità argomentativa e anche razionale più alta, cosa che la maggior parte delle persone non vuole avere o non ha, e quindi populismo uguale numeri, uguale strumentalizzazione delle tematiche, esattamente, guardate, è facile, basta prendere quello che fa la destra con l'immigrazione e vedere cosa fa il femminismo estremista con le tematiche di genere. È la stessa identica cosa. Strumentalizzano, alterano i dati, non perché il problema non ci sia, cioè quando parliamo di immigrazione il problema c'è, non è che la destra se lo inventa il problema dell'immigrazione, c'è, però lo tratta in modo populistico, cioè lo banalizza, lo semplicizza, lo rende quasi fruibile alle masse, cercando di identificare un nemico comune, che nel caso della destra populista è l'immigrato, nel caso del femminismo estremista è l'uomo, il maschio bianco eterocis. È la stessa tipo di dinamica, esattamente la stessa, però da una parte c'è il male, dall'altra parte c'è il bene. No, è tutte e due male, non guarda, è che uno è il bene e uno è il male. Ti posso dire la verità? Non è che uno è rosa e allora è il bene. Mi trovi d'accordo, però non al 100%, perché io non butterei nel calderone tutto il tipo di femminismo che tu stai, diciamo, descrivendo e menzionando. Per me il femminismo tossico, non va bene questa parola, estremista, non va bene, chiamiamola come cavolo vogliono, è molto molto più complessa, proprio perché comunque faccio una sorta di differenza, no? Ti nomino Frida, per me è un tipo di femminismo mainstream, classico rosa, appunto molto semplice, molto fruibile, sempre i soliti colori che ritornano, si propone di essere intersezionale ma rappresenta sempre le donne, il colore rosa, cioè sottostà a quelli che sono i classici cliché stereotipi, no? Attorno al mondo femminile, maschile, eccetera eccetera. Poi esiste l'altro tipo di femminismo che invece ha una complessità maggiore, è proprio per questa complessità che ne derivano quelle che sono le dottrine, i dogmi. Quando per esempio una persona fa uno e non si può fare questo, due, cheat, citazione, è proprio perché sa che non riesce ad arrivare alle masse, ha bisogno
di creare delle proprio le classiche tavole bibliche per poter far seguire quello che sembrerebbe poi essere un vero e proprio credo, tra virgolette. E quindi per me non tutto quello che tu stai descrivendo è femminismo mainstream o femminismo facilmente fruibile. Esiste quello di Frida, esiste quello di Vice, esiste quello di ogni tanto Wired, eccetera, eccetera. E poi esiste l'altra scia, che secondo me è quella anche più pericolosa, perché nell'impartire queste regole, appunto, si sfocia in quello che tu chiamavi ipermoralismo. Per me, a me il femminismo di Frida, il femminismo mainstream, non tange. Per me non è problematico nella società. C'è o non c'è, ma magari, che ne so, pure se arriva alle masse molto più semplicemente. Non costituisce un problema. Il problema me lo costituiscono quelle persone che si dichiarano femministe intersezionali e invece poi utilizzano gli uomini o le problematiche maschili soltanto come pedine per renderli quanto più rappresi, per dire ecco, vedete che ci preoccupiamo anche degli uomini, quando poi invece subentrano appunto delle criticità, i primi ad essere etichettati e puntati sono appunto gli uomini stessi, e quindi intersezionalità è il cavolo. Oppure quel tipo di femminismo, che è quello radicale, quello delle radfem, che è ancora più problematico, ovvero quelle che si concentrano soltanto sui diritti delle donne, tralasciando appunto la voce maschile, ma anche altri tipi di generi, ad esempio non si occupano delle persone transessuali, sono scagliate contro il mondo della pornografia, del sex working, eccetera, eccetera, con tutte delle retoriche stranissime, ovvero chi lavora nel mondo del sex working alimenta nient'altro che il desiderio dell'uomo che deve sessualizzare a tutti i costi la donna e quindi si autoggettifica inconsapevolmente, tutte queste cose qua. Quello per me è il femminismo più tossico in assoluto, il femminismo radicale, quello di derivazione della seconda ondata. E poi c'è questo qua invece che si insidia, questo qui, no? Però scusami, ti Sì. interrompo. Hai ragione, è più tossico, però è anche quello più smascherabile nella sua tossicità, nel senso che il femminismo intersezionale è quello più pericoloso perché è quello meno smascherabile, all'apparenza è buono, cioè è un lupo vestito da pecora, è buono, è bello, è pulito, è per tutti, è per la parità, non lascia indietro nessuno, apparentemente. Ma in realtà sì, lascia dietro. È un femminismo che cova un rancore, un astio nei confronti dei maschi bianchi etero cis, che giustifica, addirittura arriva a incentivare l'odio nei confronti degli uomini in quanto oppressori. Cioè, è un È femminismo molto più molto particolare, subdolo. molto, come dici tu, anche elaborato. È subdolo e, come dici tu, ha un'apparenza di autorevolezza che è data anche magari dai gender studies o dalle riviste, dai giornali che lo trattano, che lo veicolano. E quindi, essendo quello più autorevole, che passa come più autorevole, quello più pericoloso, perché nonostante sia percepito come autorevole, è forse il più pericoloso perché è quello che più di tutti sta contribuendo a generare stigma sul maschio, nel senso sta cercando di creare uno stereotipo del maschio come un maschio sempre e comunque violento, sempre e comunque misogino, sessista. Che è appunto un tentativo di stereotipizzare un'intera categoria sociale composta da infinità diverse di persone, da quello più lontano possibile da questa definizione, a questo stereotipo, a quello molto vicino e completamente anche peggiore forse, però appunto cercano di stereotipizzare un'intera categoria creando astio su quella categoria, creando una sorta di rancore anche storico, perché una cosa che fa subdolamente il femminismo intersezionale è creare rancore storico. Ci sono Sì. persone che non hanno mai subito magari particolari episodi negativi con l'altro sesso, che odiano gli uomini perché dicono ci avete oppresso per X mila anni, adesso noi vogliamo la nostra Solo rivincita. in quanto C'è un maschio rancore bianco etero sei storico nato con un fomentato doppio e argomentato. peccato originale, praticamente. Solo perché sei maschio bianco etero cis e quindi a È una vita. follia. Non potrai, devi lavorare per redimerti, quando io poi credo invece nella responsabilità individuale, oltre che collettiva, però soprattutto individuale. Questa cosa non viene
proprio presa in considerazione da parte di questi movimenti, soprattutto di questo attivismo, perché io non posso additare di un peccato, tra virgolette, lo dico in maniera molto cristiana, una persona soltanto perché è nato in quel sesso biologico e genere con quell'orientamento sessuale. È assurda questa pretesa. E soprattutto reputo assurdi quei femministi che davvero quasi sono disposti ad inginocchiarsi e a chiedere perdono dei loro peccati. Un po' mi ricorda molto la scena. Io avevo letto, non faccio nomi, però il noto femminista aveva chiesto perdono per essere un maschio bianco cis, non etero. Perché Cisato. era tale. Mi ha ricordato molto quella scena del Black Lives Matter dove c'erano le persone bianche che si inginocchiavano e chiedevano perdono alle persone nere. E l'ho trovata raccapricciante quella scena. Quindi diciamo che davvero, guarda, ho È una follia, paura. è una follia. Sì, È una per questo follia. io credo che tu sia molto scomodo al fine dell'obiettivo comune di queste persone, come possiamo essere scomode persone come appunto io, Barbie Xanax, una Checkaflow, ma anche, non lo so, la conosci Sbublina, Anastasia, oppure una Sara Busi, Talking to My Body, che si occupa, ecco, quando intervistai, tra l'altro, cioè, la reputo una mia amica, la adoro, davvero poi per me è un esempio di body positivity sana. Quando la intervistai, lei mi disse: "No, no, no, io non dico tutto questo, non la chiamo body positivity", con questa paura insita di utilizzare questo nome perché altrimenti le veniva puntato contro il dito di essersi appropriata di un nome che in realtà non c'entra molto. Lei diceva: "Parliamo di self-love, non parliamo di body positivity", con questo timore interno. Io dicevo: "Ma siamo arrivati a questo punto, cioè ci rendiamo un attimo conto?" Questo è il meccanismo dei guru. Il meccanismo dei guru è molto problematico perché si creano questa sorta di gatekeeper, Sì. cioè coloro che detengono un certo tipo di movimento, che lo rappresentano e decidono chi fa parte o no di questo movimento, delle sorte di papi. Io prima ho parlato di scomunicare, ma effettivamente succede così. È Se vero. tu non aderisci a questo tipo di ideologia che viene definita da loro, perché ok, c'è una discussione, ma minima, perché poi abbiamo visto che le discussioni le fanno sempre tra di loro, quindi non c'è nessuna discussione. Però mettiamo che c'è una discussione interna, no? Tra persone che sono sostanzialmente d'accordo su tutto, ma c'è una cosa su cui non sono d'accordo. Cosa succede? Cosa si fa? Si va dai gatekeeper, si va dai guru, si dice: "Allora, guru, dammi la risposta, noi abbiamo questo dubbio", e il guru sentenzia, un po' come la Cassazione, no? Esatto. Definisce, plasma le linee, le ideologie, e quindi tu dici: "Ah, ok, allora il guru ha detto questo, quindi noi non siamo d'accordo, però se lei o lui dice così, allora dobbiamo..." Cioè, questa cosa è molto problematica, perché ci sono delle persone che sfrutteranno enormemente questa loro possibilità di avere questo potere politico e di influenza sulle persone. Io le chiamo anche moral influencer, perché ci sono le beauty influencer, ci sono le E poi le moral influencer, le moralizzatrici. influencer della morale, influenzano la morale. Sì, Sì, assolutamente. influenzano la morale, scrivono, determinano regole morali e ti dicono come devi comportarti. No, io tra l'altro il primo video che ho fatto su Irene, l'avevo chiamata appunto guru della Sì. morale, perché lei proprio in quel video cosa faceva? Definiva una regola morale, diceva: "Se fai così, devi fare così", che era una regola morale assurda del Sì. tipo: se dici qualcosa e qualcuno si offende, chiedi scusa. Ma che vuol dire? Cioè, io posso dire qualunque cosa, posso dire Ah anche sì, il Madonna mia, fascismo me è una lo merda e ricordo quel qualche fascista si video. offenderà e devo chiedere scusa. No, cioè, nel senso che è una stupidata, però lei la poneva come: se tu dici qualcosa devi chiedere scusa, è una regola morale. Queste regole morali, secondo me, sono molto problematiche, perché magari in questo caso, ok, non è particolarmente dannosa. No, scusami Marco, c'è sempre questo microsecondo di lag. No, 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 Lei ne aveva parlato no, 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 ma infatti anch'io faccio un po' fatica, sì. in un TEDx Talks, mi sembra, e quando io facevo prima il verso, lo dico, uno, due, e mi ricordo che dietro, durante il suo talks, uscivano proprio le regole, tipo per vivere civilmente, così tipo uno, due, tre, e tutte quante
selezionate. E mi ricordo che comunque tu riportavi, diciamo, un accenno a quello che lei aveva detto in quel video, che anche io trovai abbastanza problematico, e lì concordavo tantissimo con te e in generale proprio sono non nego, cioè mi discosto assolutamente da questa dinamica, perché ecco, per quanto riguarda il discorso dell'offesa, io sono anche disposta a chiedere scusa, però deve esserci anche una mano tesa nel capire l'intenzionalità e la volontà della persona, cosa che vengono completamente escluse dalla loro retorica. Cioè, io non sono un automa che chiede scusa, perché potenzialmente tutto potrebbe essere offensivo, anche il mio stare seduta potrebbe essere offensivo, che cavolo ne so, per persone paraplegiche, ad esempio. C'è bisogno di capire anche l'intenzionalità della persona. È un discorso anche che fece anche Wesa, rispetto alla blackface, eccetera, eccetera. Quindi io mi ricordo che mi trovai molto concorde. Anzi, tra l'altro, mi sembra proprio di averti conosciuto tramite quel video, se non mi sbaglio. È un video che non esiste più, se non erro. Sì, me lo ricordo, un video dove Wesa diceva delle cose assolutamente semplici e lineari, ma appunto fastidiose, perché si vuole creare dei dogmi. Lui diceva sostanzialmente: non puoi creare dei dogmi. Ci sono dei contesti, vanno Esatto. valutati. La blackface potrebbe in alcuni contesti, in alcune occasioni, non essere discriminatoria, ma alcune persone questa cosa non la vogliono accettare perché il dogma è più semplice. È Sì. facile, no? Tu aderisci a una regola e basta, sei a posto. È Non devi tutto pensare, non devi fare sforzi. ritorna con appunto quelle che io chiamo le classiche tavole con incise sopra le leggi del femminismo. L'unico femminismo tollerabile, possibile ed immaginabile, all'interno della quale se entri sei glorificato, sei supportato con questa rete infinita di persone che si repostano a vicenda, sisterhood, se così, no? E chiunque esca al di fuori da queste leggi è una persona che non ha studiato, è una persona che non ha capito niente del femminismo. Io personalmente sono stata censurata solo perché amica del Cerbero, e vabbè, non fa niente, cioè non sono un individuo, ecco perché viene meno l'individualità in questo caso, cioè non sono un individuo con una testa pensante, un Ma altro tranquilla, punto. in quanto donna sei vittima. No, Sei no, 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 vittima dei maschi, anche Marco, ti tu. stai sbagliando, no, è quasi caschi, Marco, io sono un'ancella del patriarcato, ma le ancelle del patriarcato si suddividono in due categorie, quelle consapevoli e quelle inconsapevoli. Quelle inconsapevoli non sanno di stare facendo il gioco del patriarcato, dell'uomo oppressore. Quelle consapevoli invece, all'interno della categoria nella quale rientro io, secondo loro, sono quelle donne che sono consapevoli di fare il gioco del patriarcato, andando a fare un danno a lungo andare per quelli che sono i miei diritti, ma godendo di privilegi che io ho nell'immediato. Insomma, tutto questo perché sono amica del Cerbero. Sono tutto questo perché mi ero permessa di scrivere un commento eliminato, cancellato, e Fa perché... ridere, ma fa anche piangere. E capì? Vabbè. No, no, è Marco. gravissima la cosa, ma secondo me noi ci scherziamo ancora oggi, ma tra qualche anno non ci scherzeremo più. Queste persone sono pericolose e non ci sarà più tanto da scherzare. Purtroppo stanno indottrinando un sacco di giovani ragazze, soprattutto purtroppo, ma anche Sì. giovani ragazzi. E questi saranno i social justice warrior del futuro. Poi qualcuno si redime, perché qualcuno crescendo dice: ma che cazzo sto facendo? Però tanti rimarranno invischiati in questa ideologia. Purtroppo è così. Non, non, fino a un certo punto non scapperemo. Non scapperemo, ho paura della censura, ho paura del blocco della riflessione, è una cosa che nessuno mi potrà portare mai via, onestamente. Piuttosto voglio essere veramente linciata con i sassi addosso così, ma la libertà di pensiero e di espressione non me la toglierà mai nessuno, nemmeno la top del femminismo, assolutamente. Mi becco tranquillamente le loro, non hai studiato, non sai, che poi tra l'altro anche sul non studiare, cioè onestamente. È normale che se voi andate a prendere delle narrazioni con una retorica che avvalla il vostro pensiero,
È normale pure pensare che quella sia la prospettiva giusta. Esistono però tante altre narrazioni che voi non prendete in considerazione e che magari avvallano quella che è la mia tesi. Io non mi permetto di dire che voi non avete studiato, Guarda, semplicemente la mia. dire non ho studiato, se non hai studiato non puoi criticare, è come dire che io non posso criticare la religione cattolica senza aver fatto il seminario. Cioè, quindi cosa devo fare? Devo farmi cercare di indottrinare per diventare prete per poi criticare, se no io da fuori non posso fare. Cioè, se io non leggo tutti i libri femministi con tutta la dottrina femminista, io non posso criticare il femminismo. Ma tra l'altro, una volta che anche li avessi letti e poi li critico, comunque mi direbbero che non li ho capiti. Quindi è solo Esatto. un gioco, sono tutti artifici retorici per non argomentare, perché non sanno argomentare sostanzialmente. Ma ormai è facile capirlo. No, io non sto neanche lì per perdere tempo, non dovresti farlo neanche tu, perché sono artifici retorici. Per aver ragione. Ho visto sul tuo canale invece che comunque bene o male ogni tanto ti sei aperto anche a dare voce a persone che ecco, rientrano in quella sfera, se possiamo dire, sana del femminismo. Però una volta ti ho sentito dire che dicevi che non era quella la tua mission, cioè nel senso la tua mission era non prendere di mira il femminismo tossico, ma sviscerare quelle che sono le criticità per poi riportarle sul tuo discorso, ovvero quei diritti maschili che vengono presi in considerazione, diciamo, in maniera mascherata dal femminismo quando poi non è così. Ti occuperai mai eventualmente di femminismo? Proprio femminismo sano, quel femminismo che ti piace, magari potrebbe eventualmente anche rappresentarti. Ma ripeto, io non credo che esista, cioè esiste nella teoria e nella pratica dei singoli, ma a livello macro sociale. Io ho anche un'impostazione appunto da visione sociale delle cose. Per me, il femminismo moderato oggi non esiste di per sé come un fenomeno, perché i femministi moderati hanno in comune solo una cosa, cioè vorrebbero semplicemente che la donna fosse più simile all'uomo, cioè nel senso a livello di diritti, non di diritti appunto, ma più che altro di rispetto, ecco, sociale. Ma questa è una cosa che, ripeto, non ha una base ideologica, cioè volere che la donna e l'uomo abbiano lo stesso tipo di rispetto sociale è una cosa che appunto appartiene a tutti, femministi moderati, non femministi, al massimo ci sono appunto le persone. Io classificherei le persone misogine e maschiliste, cioè se dovessi trovare un sottoinsieme di persone che ancora non vorrebbero uomo o donna allo stesso modo, direi che sono una parte che comunque è ancora una parte rilevante e problematica di maschilisti, misogini, eccetera, eccetera. Poi ecco, il femminismo però per me, io l'ho detto, io riconosco il femminismo moderato, però a livello macro, se io guardo le dinamiche sociali, è una cosa che io non riscontro, nel senso che poi non è quello che emerge, non è quello che interviene sulla politica, non è quello che interviene sulla mente delle persone, non è quello che viene veicolato dai giornali. Io parlo di parità. Io parlo di parità, mi potrei occupare più anche di problemi femminili, più tipicamente femminili, anche se secondo me non ci sono veramente problemi maschili e femminili, ovviamente, ma è una divisione un po' più arbitraria. Io oggi mi sono occupato di più di problemi maschili, e tra i problemi maschili c'è il femminismo tossico, perché una cosa che molti non capiscono è che il femminismo tossico è uno dei problemi maschili, nel senso che il femminismo tossico danneggia anche direttamente gli uomini nella sua modalità espressiva e retorica. Potrei sicuramente occuparmi più anche di appunto problemi femminili, in realtà l'ho già fatto trasversalmente in vari video, ho parlato spesso di catcalling, ho parlato spesso di molestie, ho parlato spesso di violenza sessuale, cioè nel senso, credo comunque di non aver mai negato nessun problema femminile, e qualora ci fosse stata la possibilità di citarli, li ho sempre citati. Quindi io credo che semplicemente, nella mia prospettiva, che spero sia rispettata, il femminismo oggi ha assunto quel tipo di direzione e io non mi ci riconosco. Parlare di femminismo moderato, che secondo me sarà sempre più minoritario nei prossimi anni, a mio modo di vedere, oggi è un po' anacronistico, nel senso che io faccio sempre più fatica a vederlo, soprattutto a livello mainstream e soprattutto a livello appunto di reale influenza sociale. Ok, ci sono tante persone che si definiscono femministe e sono moderate, ok, però a livello di influenza sociale quanto impattano rispetto a un Irene Fakeres o ad altre femministe? Zero, cioè già loro comunque non è che possono cambiare la società da soli, ma hanno un grande impatto. Ma la persona di per sé singola non ha un'influenza macrosociale, quindi io,
studio il fenomeno da un punto di vista sociale, quindi è ovvio che mi concentro praticamente su quello che oggi è diventato il termine femminismo, o meglio, per dirlo in altri termini, la parola femminismo oggi, per chi conosce il femminismo estremista, è diventata una parola tendenzialmente negativa. Sì, poi ovvio che se io chiedo ai miei genitori cos'è il femminismo, loro mi dicono è la battaglia per le donne, ma i miei genitori non sono in queste dinamiche del web. Se uno segue le dinamiche del web e sente la parola femminismo, la connota negativamente, e secondo me questa connotazione negativa non l'ho data io, e non cambierà nei prossimi anni, nel senso che nei prossimi anni questa parola diventerà sempre più connotata con gli estremismi e sempre meno connotata con la moderazione. Quindi è inutile che io mi fregio di una parola che so già che piano piano diventerà sempre più estremista. Sì. Capito quello che dico? Perché non lo decido io, lo decidono i guru quanto questa parola viene estremizzata. Se da domani tutti i guru decidono di cambiare e usare una retorica meno estremista, allora può darsi che il femminismo rimarrà anche una corrente moderata, ma in questo momento secondo me ci sono poche speranze che il femminismo rimanga una corrente moderata. Guarda, per me diciamo che io mi auguro soltanto una cosa, manca in maniera molto molto grave, che secondo me è il problema principale e potrebbe portare ad una soluzione di tutto questo: manca il confronto, perché loro molto spesso dicono vedete, non è vero che noi non ci confrontiamo. Sì, ma vi confrontate sempre solitamente con le persone che sposano i vostri stessi pensieri e le vostre stesse opinioni, no? È quella famosa non uscire mai dall'eco chamber, da quella comfort zone. Guai a dire setta, guai a dire gritta, per carità di Dio. Però secondo io io dico, ma chi se le segue 8 ore di maratona femminista dove si dicono sempre le stesse cose, senza tutti d'accordo tra di loro, tutti che dicono sì, hai ragione, no, ma su questa cosa non può, ma che cosa porta al dibattito? Quello è indottrinamento. Le persone che li seguono già sono d'accordo con loro, quelli che non sono d'accordo con loro sono bannati e quindi non possono mai seguirmi. E quindi diciamo che vai continuamente a rafforzare, ideologizzare ed estremizzare le persone che sono già dalla tua parte, quindi non è che le devi convincere, sì, questo secondo me è il più grande paradosso. Che loro dicono facciamo sensibilizzazione, ma sensibilizzazione chi? Che quando tu sensibilizzi devi sensibilizzare chi è contro di te, chi è lontano da quel problema, chi non lo conosce, non bloccarlo e continuare a sensibilizzare le persone che già ti seguono, ma che quella è propaganda, sono due cose diverse. Propaganda, continuo a parlare alle persone che mi seguono e cerco di convertire altre persone che o la pensano come me o stanno fuori, e l'altra è sensibilizzazione, parlo di un problema sociale, cerco di convincere anche le persone più scettiche che esiste questo problema sociale, cerco di tenere dentro tutti perché per me è importante che quante più persone possibili cambino idea su questo problema. Questa è sensibilizzazione, loro non fanno sensibilizzazione, fanno propaganda, sono due cose completamente diverse. Guarda, ti dico soltanto che a me ha fatto piacere che una di queste persone in realtà, anche se in privato, si è confrontata con me. È stata, diciamo, dare una sorta di fiducia, un po' così, in realtà alla persona singola più che al movimento stesso. Però, sai, quel barlume di luce, quello spiraglio, un po' così. E tra l'altro questo pensiero in realtà l'ho, diciamo, interiorizzato quando appunto la Fagheris carissima, l'unica puntata di Palinsesto Femminista fu attorno alla discussione del sex working e ne stava discutendo con Giulia Zollino, che è un'operatrice di strada, e disse: io non sono molto d'accordo con la sua opinione, però vedete che un confronto è possibile. E in testa mia dissi: io Giulia Zollino l'ho intervistata 6 mesi fa. E il problema sei tu, non è Giulia Zollino. Ma il confronto è possibile solo all'interno di alcune regole dogmatiche che non si possono rompere. Cioè, nel senso, ci sono dei dogmi, una cornice molto stretta che non può essere rotta, e all'interno di quella cornice si possono essere delle discussioni. Sì. Però già se esci da quella strettissima rete dogmatica non puoi assolutamente muovere critiche, perché altrimenti sei uno stupido, un maschilista, un misogino, uno che non ha studiato. No, cioè, il confronto c'è, ma è molto molto limitato. Sì. Marco, guarda, io ti ringrazio tantissimo per questo mini confronto, anche trasportato, diciamo, molto largamente. Così, ricordaci un attimo il tuo canale Twitch, il tuo canale YouTube e gli orari in cui vai in live. Allora, vado in live adesso alle 23, ma la settimana prossima faccio un po' prima perché la gente si è lamentata che faccio troppo tardi, quindi penso o alle 22 o alle 22.30,
Niente, poi YouTube è Marco Crepaldi, Instagram è Marco Crepaldi, ma è shadowbannato perché Ah, sono un personaggio veramente. controverso. E quindi sì, non mi trovate, quindi mi trovate solo magari dei link, quindi se scrivete una ricerca non mi trovate. Sì, vabbè, che ho gli hater che mi segnalano probabilmente ogni cosa che scrivo. Va bene, e niente, quindi se, preferibilmente su Twitch, dove non parlo solo di femminismo, lo dico. Sì, è Su vero. Instagram molto, devo dire, molto di genere, parità di genere. Su YouTube adesso lo sto usando poco, ricarico solo qualche live. Su Twitch parliamo di tanti temi diversi, una community un po' più variegata e non solo interessata alle tematiche di genere. Quindi grazie mille dello spazio, è stato Ma che. super interessante chiacchierare con te. Sei, secondo me, una persona che veramente può avere un'influenza positiva, ma anche solo per spirito critico, non tanto per le tue idee, che possono essere come tutte quelle di tutti, condivisibili o meno, ma sicuramente hai uno spirito critico che può influenzare positivamente altre persone. Quindi Va complimenti, bene. sono contento e Marco, magari va ci bene. vediamo qualche Allora, volta sul mio canale. con la promessa, andate a trovare Marco Crepaldi sul canale. Ogni live praticamente è interessantissima. Io lo sottoscrivo, voi lo sapete. Ora che ho invitato ufficialmente Marco Crepaldi sul mio canale, la prossima volta che lo disso, lo invito. Scherzo. No, No, però vabbè, ma ci sta. comunque, Ci sta no, la no, critica. ci sta, Marco. Con questa promessa che magari se c'è qualcosa che un po' mi lascia perplessa, educatamente, con rispetto, perché Va bene. da parte mia c'è tantissima stima, Certo. nonostante delle divergenze, magari ne parliamo in live. Va Anche per bene? me. Va bene, mi fa piacere. Va Grazie, bene, va bene. grazie Grazie mille, mille. Buona Marco. Ciao, serata a buona tutti serata. e a dopo. Ciao ciao! Ciao. Passate da Marco, mi raccomando, eh? Ciao! Allora, così, 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 togliti! Ce l'abbiamo fatta a fare live con Marco. Ma dove sta la web? La web! Attiva? Sì. Ciao, sono il Gabibbo. Sono io! Ma perché questo? Mannaggia la miseria, mannaggia. Raga, in realtà io no, non l'ho voluto dire, però lo dico ora. Cioè, se vedete tutti quegli zuccheri racchiusi all'interno di quel liquido che è tipo la Coca-Cola, la Fanta, eccetera, eccetera, è perché quando stavo leggendo appunto il post che ha. Grazie Saretta, grazie mille per l'abbonamento, ragazzi, che ha regalato l'abbonamento a Gattopardo. Ringrazio tutte le persone che si sono sabbate, ringrazio Abi per il raid. Scusatemi, non volevo interrompere, proprio perché c'era quel lag che. Volevo rendere quanto più fluido possibile il discorso. Tutte quelle cose là. È perché io oggi pomeriggio stavo leggendo ad alta voce così il post che aveva riportato Crepaldi, aveva riportato Marco. Ora posso chiamarlo Marco? Posso pigliarmi la confidenza? Cioè, no, giusto per dire, no, perché più Crepaldi, no, però meglio Crepaldi, Crepaldi. Stavo leggendo sta cosa, l'obesità non è una malattia, non è una patologia, non esiste. Ho visto tipo Gianluca che andava di là di corsa. Boh, ma che è? Dopo tipo mezz'ora se ne viene pu 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 e poggia quelle cose là. Detto, ma che è? Dal momento in cui l'obesità non è una patologia, non è una malattia né niente, ho fatto la scorta di zuccheri. Anna, non fare microaggressione a Marco. No, 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 per carità di Dio, per carità. Detto, boh, Cioè, beh, proprio qua me li devi mettere, che io stavo settando tutto così, sì. Tabù. Ok. È proprio un zio, sì. Guarda, lasciamo sta. Allora, oh, Dani Toner, grazie mille per l'abbonamento. 3 mesi insieme, grazie, grazie. A parte ciò, viva gli zuccheri, ma in generale proprio. Voglio vedere un attimo. Ok, no, stavo recuperando i messaggi dell'Idra. Ragazzi, mi raccomando, dopo le 22 c'è Idra Selvaggia. Mi raccomando, vi aspetto assolutamente perché è un tema gravissimo.
grevissimo, greval, no, la differenza tra crepaldi, tutto, e poi invece le nostre live sono sciallone, può venire ovviamente ospite anche quando facciamo gli scialli, e, quindi dopo seguiteci su Idra Selvaggia, live tematica, seria, alle 22, se fate punto esclamativo Idra, ecco, esce appunto sia il canale Twitch che l'Instagram. A proposito di Instagram, seguitemi su Instagram, punto esclamativo Instagram o redlilium trattino basso, perché lì vi metto i giorni in cui vado in live, cioè praticamente quasi tutti i giorni, e soprattutto gli orari con gli argomenti. Idragram, è bellissimo Idragram. E gli argomenti. Niente, ah, raga, ve lo ricordate? È ritornato il diarietto. Il diarietto carino. Perché? Perché sto prendendo vari appuntamenti. Da quando avrò il computer nuovo, cercherò almeno una volta a settimana di portare un ospite conosciuto, dando anche spazio a voi. La dietista ha fatto una diretta, scusatemi, qua ci stanno gli snicciatti della situazione infame, no scherzo, fate bene. La dietista ha fatto una diretta Insta spiegando, cito, le scelte politiche per dire che l'obesità non è una malattia. Le scelte politiche, porca miseria, no raga, io ne posso dire più sti cose, ma guardate veramente, io ve lo giuro, non... Sì, la Mirna, sei arrivata in ritardo, mannaggia. No, no, non ce la faccio, raga, non ce la faccio. Oggi parlavo. Ah, poi per rispondere a Calor Bianco, ha detto: Anna, non passare i contatti come se niente fosse. È ovvio che lo chiedo prima alla ragazza. Ma ti pare che io non chiedo prima alla ragazza? Senti, ragazza X, oggi, come sapevi, ho avuto questo incontro con Crepaldi. Ti piacerebbe parlare della tua esperienza con lui? Lui è molto interessato. Posso passare il tuo contatto? È così che si fa. Cioè, però lo davo per scontato, non è che pigliamoci, giriamo i contatti proprio come se niente fosse. Poi un account Instagram, eh. Scelte politiche, la lobby degli zuccheri, le major alimentari, Grevaldi, scusate, ma no, ya, basta, che a furia di chiamarlo gli altri Grevaldi mi usciva Grevaldi, quando poi ho sempre chiamato Grevaldi, per Dio. Quando io per scelta politica posso essere cattiva con gli studenti? No, Ari, no. Ma dato che hai parlato del PC nuovo, hai deciso quale gioco portare in live? Sì, come si chiamava? Little Nightmares, lo tengo segnato. Ci facciamo qualche, capito, blind run. Mi sento molto Sabaku in questo momento. Notturna. Sarò da sola, mi cagherò in mano, capito, è tutto. Voi siete quindi pronti a vedermi scagazzare in mano, a sentirmi sbraitare in napoletano? Grazie Alessia, chi? 3 mesi insieme, grazie Alessia. Secondo voi quale sarà il tema di stasera? Va, facciamo un Toto Idra. Un Toto Idra. Tema, vi do l'unico indizio. Serio. Blind run nei ciechi, oddio, non si può dire blind run, ma non solo i ciechi, pure le persone che non possono correre, quindi no, non si può dire, mi dissocio. Ciao Morrison, ma che bella il rosso, sera Anna, buonasera, fumo sta sigaretta. Tra l'altro nella descrizione del profilo la dietista si definisce dietista antidieta, ma guarda, io in realtà sull'antidieta, cioè nel senso... Questa ossessione sulla diet culture io la percepisco. Ovvio che comunque quando una persona deve seguire una certa educazione alimentare, a me la dieta mi ha salvato la vita quando soffrivo di anoressia. Quindi sì, seguire una certa dieta mi ha permesso di essere qui oggi a parlarne con voi. Ok. Posso anche tollerare nutrizionista femminista, perché magari, ecco, appunto, va contro tutte quelle che sono, non lo so, quell'associare dell'aspetto fisico a determinati canoni di bellezza e a determinati privilegi, eccetera, eccetera, quindi ti fa una sorta di
lavoro sull'accettazione emotiva, psichica, psicologica, eccetera, eccetera, però fermo restando che l'obesità è una patologia, l'obesità è una malattia, si deve seguire un percorso per poter allungare le aspettative di vita. Cioè, secondo me è così. Quindi, diciamo che la figura della nutrizionista femminista, poi, cioè, nutrizionista, che poi, come lei agisce, con quale modalità, con quale dinamica, l'approccio che ha verso il paziente è un approccio più sulla mental health, cioè la salute mentale, buono, che non ti fa sentire in colpa per il chilo di troppo non accettato, eccetera, eccetera. Però sempre col focus sul fatto che comunque, raga, quello che abbiamo detto prima, se l'obesità è una patologia, l'obesità è una malattia, non posso sentir dire da una nutrizionista l'obesità non esiste. Ma non esistono gli unicorni, i draghi, ma l'obesità scientificamente è ovviamente conclamata. E come diceva Marco, certo, ci troviamo su un altro step di negazionismo scientifico. Si può criticare i metodi in cui si può aiutare un paziente. Ovvio, Ziggy, ovvio, certo. Però, sì, ma se uno vuole essere obeso e se ne frega, alla fine è un problema. Certo. Come per citare la Fakeris, che non sempre dice sempre cose sbagliate, però non dobbiamo né bellezza a nessuno e né salute a nessuno. La salute è un fatto privato. Sono cazzi miei. Però non si può negare la realtà dei fatti. E quando si parla di una patologia o una malattia, non si può far finta che quest'ultima non esista. Se eventualmente si vuole risolvere il problema, c'è. Non che si deve negare l'esistenza in toto di questa criticità e fare come gli struzzi, mettere la testa sotto il terreno. Perché è mortale, perché è problematica, perché non aiuta. Poi magari le persone non vogliono essere aiutate, fanno i cavoli loro e ok. Io quando ho iniziato ad andare in palestra volevo consultare una nutrizionista giusto per capire, avere un'idea di cosa era meglio mangiare, ma poi ho fatto per conto mio ed è andata bene. Mangio senza alzarmi la tavola, col mal di pancia, satollo e fare la scheda diligentemente. Sì, però dovete essere seguiti sempre da una nutrizionista, raga, pure io penso. Raga, io quando soffrivo di anoressia io pensavo da sola di riuscire a dimagrire in maniera salutare. 4 anni di anoressia. Io vi consiglio sempre di... Lo so che oggigiorno è un investimento essere seguiti da un dietologo, un nutrizionista, però è sempre meglio farlo. Ve lo consiglio nella maniera più assoluta possibile. Perché autonomamente, cioè, si possono eventualmente creare degli scompensi, non puoi saperlo, magari no, facendo le analisi ti accorgi che stai seguendo bene quella dieta, però, cioè, non sei un esperto nel campo. Diciamo che sul discorso della salute ci sono tantissimi doppi standard in ogni caso, anche all'interno della comunità medica, che è vero, Io ho fatto la tua stessa cosa, Anna, errore, non affidarmi a qualcuno. Sì, ma a me all'epoca fu un errore anche non affidarmi ad uno psicologo. No, non esiste, e ora credo che tu l'abbia capito, te lo dico perché soffro di disturbi alimentari da sempre, la Mirna. Ti ho detto che da l'essere obesa per 4 anni sono stata anoressica. Cioè, per fare di testa mia, convinta che invece no, tenevo un problema ben più grave. E tra l'altro, quando ne dovevo uscire, io non percepivo. Cioè, c'era stato un momento in cui poi il problema l'ho percepito e come. Anzi, mi crogiolavo pure all'interno di questo problema. Cioè, nel senso, gli altri mi vedono estremamente magra, allora sto facendo bene. Raga, proprio. Cioè, pure quando mi ritrovavo sul lettino a farmi le flebo di glucosio, per cui tengo ancora sulle mani e pure sulle braccia quasi degli aghi, si vedono perché tengo una pelle di merda, e ogni giorno mi ricordano il martirio di quelle volte, pure se stavo sul letto con i lividi per colpa delle ossa a contatto con la pelle,
tipo dietro la schiena, l'osso sacro, il coccige incrinato perché dovevo mettermi la ciambellina sotto, così dicevo, però sto facendo bene. Poi mi svegliai un giorno, la famosa lampadina, il famoso schiocco di dita, e vabbè. L'unica cosa è che accettai di farmi seguire da una nutrizionista, di seguire questa dieta rieducativa alimentare, ma il processo è stato molto più difficoltoso perché non accettai di farmi seguire da uno psicologo, perché all'epoca vedevo la figura dello psicologo. Ah, devo farmi seguire da uno psicologo, sono malata mentalmente. Io, cioè, vedevo questa cosa. Allora, per evitare lo stigma, pure soprattutto nel paesino, no, ah, lei si fa seguire da uno psicologo, poverina, quella è matta, cioè, così, preferì non farmi seguire da un competente in questo campo. Ed è stato sbagliato, perché io alcuni problemi me li sono trascinati con gli anni. E quando nei mesi scorsi, appunto per la prima volta nella mia vita, interagì con uno psicologo, ho capito che quei problemi vecchi io non li avevo mai risolti. Il click, brava, Angie. Quanto sei alta? Ciao, femminista pelosa, dove eri quando stava... sono alta 1,67 m. Su alto, su bassa. Ma nella media, ragazzi, nella media. No, ma adesso mangio di tutto, ma senza eccedere, dicono. Ma c'è stato qualcosa che ti ha fatto scattare in particolare, oppure la consapevolezza è arrivata e basta? No, c'è stata una cosa che mi ha fatto scattare. No, la salute è un fatto statale, almeno in Italia, nel senso che se tutti abbiamo abitudini malsane che ci portano ad avere più patologie e quindi a spendere più soldi per la sanità, quindi se una persona sta male perché si ingozza, una persona invece che è sana deve pagare anche per quella che sta male. Finisco dicendo che ci vuole un po' di responsabilità in più anche nell'essere sani, vero? Io sono alto uguale e ne pesavo 15 in più, adesso ne peso 61, ma ci ho messo 2 anni e mezzo per arrivare a questo. Non fa niente, pure se è lento il processo, non fa niente, basta che comunque salutare. Mai come me, mai come me. Ti giuro davvero, eh. Poi mi sono davvero sentito meglio, ma voi parlate di problematiche ben più gravi, mi sa. Gaia May, grazie mille per il raid, buonasera. Ciao, come stai? Di cosa stavate parlando? Buona live da Gaia, grazie mille, grazie. Buona live da voi, che carucci. Oddio, dovresti fare la modella, femminista pelo. Mi mancano i peli per fare la modella oggigiorno, va bene? Va bene? Cioè, so sovrappeso e quindi già una cosa, so donna. Non sono, sono bianca purtroppo. Sono, forse non sono così, come dice Cappellone, etero convinta. Probabile che io sia, no, bisessuale, no? Sì, pansessuale, boh, non lo so. Maronna mi. Zuccheri, Ma voglio i fangulo! zuccheri, voglio i zuccheri. Ma fangul, mi ha fatto caga sotto, sto scemo in me. Maronna mia, ma io, ma non si toglie mai il vizio, eh. Zuccheri, zuccheri, lo sugar. L'obesità non Lo esiste. sh... appunto. Sugar. No, raga, ma boia. Ma che è sto bordo? Ya, la mamma accendi, metti a posto i 3 ore, po', raga. Cioè, ma poi l'ancella del patriarcato, ma che le ha verità, raga? È proprio la verità, ancella del patriarcato, come no? Cioè, lui fa il casino, piglia, se ne va, pazze, fa, e io devo mettere a posto il suo casino. Metti a posto. Metti a posto. Va a bere la Coca-Cola calda, eh sì, ma magari viene una bella sciulenza di stomaco. Au! Giallù! Gianluca! No, raga, vabbè, ma non si... Non si può fare così in questo modo. Cioè, Pepiglia fa un casino, un bordello, apre la porta, la lascia aperta. Mi ha fatto spaventare, a te e a me? No, vabbè. Questo è lo zucchero che... Mannaggia la miseria. Prendilo per i capelli.
ci dissociamo dalla violenza assolutamente, però capite pure un attimo che bisogna avere il cuore forte per vivere una persona del genere, perché proprio veramente, poi io mi lamento dei giochini horror la notte quando li porterò, cioè mi sta facendo, fa già l'allenamento, da capire? Vedo una fiamma spenta, è vero Giorgio, si è spenta da poco credo però, spenta da poco. Beh, fortunatamente al giorno d'oggi gli standard di bellezza si stanno molto rilassando. Se guardi Stefania Ferrario non è magra, eppure è stata modella per parecchi. La Coca-Cola per terra! La Coca-Cola per terra! Non ridere, la Coca-Cola per terra! È rire, ma che scemo, voglio... Ma no, per favore, datemi tanta di quella pazienza che veramente... Ve lo perché poi mi devo alzare io. Devo mettere a posto la Coca-Cola, con il braccio offeso che tengo, devo mettere tutto a posto, cioè, ti ho capito? Non è finita qua, poi devo attaccare all'idra. Ai urnatami, non è finito. Sono svegliata alle 6 di stamattina, 6, 5 e mezza pure. Mannaggia la miseria. No, e poi faccio contro scherzo. Gli faccio un controscherzo, ma cosa che faccio? Cosa che faccio? Chiudo la camera a chiave, vaffanculo. Cosa c'era in quella Coca-Cola? No, che l'è in capo. Quella in testa proprio, che non... È proprio una battaglia persa, vero? Uno pensa a battaglia femminista, no, ma io è proprio una battaglia di tutti i giorni. Provateci. Io sono martire. Manco a lavorare in grazia di Dio, con questi colpi al cuore che è proprio... Cioè, ma... Poi voglio andare a rivedere la parte dove mi fa mettere paura. Mettere paura. E scatto. No, sono in sovrappeso. Sono leggermente in sovrappeso, femminista, sì. Oh, sai che mi chiamo Besa? Vabbè, ma... Non è corretto, eh? E quindi io gli metterò la Coca-Cola nelle pantofole, poi vediamo se la beve ancora. Mo gliela nascondo. Mo gliela nascondo. Raga, ma è possibile? Ah, onestamente, guardate qua, eh. Cioè, ma secondo voi è una cosa normale, una cosa possibile? È tollerabile tutto questo? Gli ho detto di non camminare con le pantofole sul tappeto. Secondo voi? Io prima come l'ho beccato? No, secondo voi, per carità di Dio. Io prima come l'ho beccato? No, indovinate un po'? Cioè, 40 volte è ripetuto. È inaccettabile. Non si può fare. Sta vita non si può fare. Non... Abbo la Mirna, ma figurati, io manco mi faccio tangere da commenti del genere, cioè nel senso, ma mi dice guarda sei sovrappeso, Rick, bravo che hai scoperto Mongolino d'Oro, è vero, sì, ok, lo so, oh un bello amici, ciao, come stai? Tesoro mio bello, tesoro mio caro, ma che è sto porcile? Ma vedi, sta pure, ma quello ride pure, come ride? Uno chardonnay. Io dopo devo andare in live, non posso andare ubriaca. Allora, io stavo andando in bagno, buono. Intanto ho sentito il fatto che non si può salire sul tappeto. Esatto. Come ti ho beccato prima? Io mi chiedo una cosa, no? Sì. Una persona che ha una stanza, sì, perché deve mettere un tappeto dove non si può salire? Mi levi metri quadri! Perché mi piaceva per estetica dietro al... Ma mi levi metri quadri! Però quando ti... Mi dia lo chardonnay, no, mi dia lo chardonnay. Ma quando... Quando ti trastulli sul tappetino che ti togli i metri quadri perché ti senti un bimbetto del cazzo, no? Vittorio, secondo te... Anna, a casa tua comandi tu, Vittorio, guarda, no?
Se no ci sta anche questo, guarda. La falanghina. Napoli, no, Campania, Docet. No, no, questa qua è quella doc. Questa qua è quella doc, sì. È doc. È doc. È doc. È doc? Sì, sì. Sì, sì, denominazione di origine controllata. Corruzione? Cioè, ma com'è che arrivo io e compaiono vini? È vero, amici, mannaggia. E poi me li sono segnati i vini, no, che avevi. Guarda, io lo dico pure al Cerbero. Allora, io non è che sono uno che beve. Ah, lo direi, però, pure al Cerbero. Aspetta, io non è che sono uno che beve, però ultimamente mi sto appassionando sui vini bianchi, però quelli di un certo tipo, quelli e quelli di classe. Quelli di classe? Sì, sì. Gregorio De Feudo ti piace? E c'è sta già un ragazzo che ci segue, che ha visto, perché io l'ho accennato, che mi ha detto, guarda, mo ti mando una cassa, dico, ma io faccio un annuncio al Cerbero, ma io faccio il chicco d'oliva di Twitch, io faccio, hai capito? Ma io faccio il chicco d'oliva. Però te lo devi pure bere dal naso. a me faceva morire. No, chicco d'oliva faceva ridere. Faccio il chicco d'oliva di Twitch. Ma tu tieni la maschera, come fai? Appunto, tu pensa che bevi con la maschera, però io bevo a sapore, perché tu attraverso la maschera comunque finito. Assorbi, perché... Come tu ben sai, hai visto quando fanno pure le torture che ti mettono il panno bagnato? E là entra comunque. Là entra. Ma là. Banalmente, per citarti una cosa bassa come la quale sei tu, quindi parlerò di serie TV, come mi relaziono con le persone inutili. Guarda per esempio Black Noir, hai visto che beve con la cannuccia? Molti hanno detto, sì. Ma c'ha la maschera? No, perché trasuda dal tessuto in nylon. Si sa Lainon. Che... Il nylon! Il nylon! Il nylon! Oh, nylon! Si sa che trasuda. Il nylon! Madonna mia, io! Ma è possibile? Ma un secondo prima mi aveva dato che dell'ignorata della categoria bassa. Il nylon! Che veramente è il vino, è il vino, ma Michi, diamo la colpa al vino, il Lainon. E quando disse la sinuette con la N, pure là era il vino. Sei un po' dislessico, e quella dislessia, capi, raga? Se mi volete fare adesso come si chiama, shaming con la il shaming. Com'è che si può abbinare? Perché ormai si crea lo shaming su tutto. Che ne so, dyslexia shaming. No, un po' più inglese. Un po' più inglese. Dyslexic shaming. Dyslexic shaming. No, mi dissocio, no. No. Non ho detto niente. No, quella parola lo sai che vuol dire? No, greve. Ti scemiamo tutti, greve. Qua dicono vocal shaming. Grammar shaming. Grammar shaming. O comunque è partito un bebe, ma tu che mi sentivi mentre stavi a parlare, che ridevi, che io ridevo come una bestia. Cioè io stavo parlando con Crepaldi di cose importanti, sentivo lui di là, wow! Cioè Iago, figure in merda, partito. Aspetta, sta cosa te la racconto qua in diretta, perché spunterà poi sicuramente online al Cerbero. Ah, è quindi partito, al Cerbero, la seconda volta lo dice, ma allora ritorna. È partito un secondo meme nuovo privato, perché sai come funziona tra noi, no? Che prima i meme sono privati, poi fanno ride, fa ride. E li buttavi in live. È partito un meme su Rubino che mi ha rotto. Mi stavo sentendo male. Povero Rubino. C'è sta Rubino che stava in live in contemporanea, stava a cucinare con Simone. E risate, sei tipo pure bruciato. Vabbè, stava a morire. Un tuo amico si brucia, tu stai a morire a ridere. No, vabbè, perché ha fatto ridere la gag che c'è stata con Simone. No? Poi è partito pure prima, in privato sta cosa su Rubino. Il privilegio. No, il miracolato. Il miracolato. Perché? E facevo. Poi c'è tutta tanta una storia che poi la porteremo sicuramente per lì. Ma sta a sentirmi. Il miracolato. Povero Rubino, e lui si incazzava, e secondo me la cosa che fa più ride del meme è il fatto che lui si incazzi. Sì, sì, e perché è miracolato? Non lo so, ma sai che a buffo c'è sta uno che gli ha fatto un alert
tipo, no, stava a parlare così a vaga e poi Rubino il miracolato. Lui non si sa perché ha inveito, buffo, ma io lavoro tutto il giorno. Io lavoro tutto? Io lavoro tutto il giorno, faccio 3.000 cose all'inserativa a vaga, capito? Poverino. E da lì è partita la cosa, il miracolato. Infatti sì. Quando uno si incazza è finito, cioè è meglio non incazzarsi perché altrimenti può... E Simone che stava là con lui, che tu dica fa? Ermina. Ci marciato sopra tutta la live. Io infatti mo lo sanno anche 276 persone, Ermiracolato, cioè si sta spaccando. No, ma poi sai qual è la... Domani tutti quanti Ermiracolato da Rubino. È la gag genuina, è la gag genuina di Rubino che si incazza o si irrita. E Simone da pezzo di merda, che sarei pure io perché sono un trollone pure io, che si impuntava nel farosico e mi stava a sentire male, una cosa proprio pazzesca. Non si può vedere sta scena. Già live. Già live. Senti, ma che dobbiamo fare con sta roba per terra? Senti, che dobbiamo fare con il bicchiere? Devo altro qua oppure te? Dai. Lo so, mo, no, tieni. Tieni. Buono? Buon proseguo, molto buono. Molto buono, stai apprezzando, stai degustando bene. Buono? Meno male, va. Hanno poco che tama, occhili capil. Risolino nervoso di Anna. Ora apro una bottiglia per mia moglie. Ah, ecco! Ah, tutti quanti col vino. Io col fatto che mi trovo già in cucina, perché per chi non lo sa, io in cucina ogni volta monto una postazione da urlo, sto anche preparando una bellissima cena, veramente. Quindi, quindi tra lo stacco tra questa live e quell'altra che farai ti ritroverai una cena stupenda. Davvero? Sì. Sapete la cena in cui consiste? Lo dico già a prescindere. Qualcosa spoiler. Secondo me ti butto là. È qualcosa di già precotto. Brava. Ma conosco i miei polli, cioè, ho i soffici. Ho comprato una tartar. Sì. Ma io ci sto, cioè raga, ma io ormai no. Ho comprato delle tartare di salmone condite in una maniera che tu ne manco per immaginare, molto più un attimo. Salmone cosa, sicuramente sarà qualcosa di esotico. Poi ma già sono pronte. Delle mozzarelle di bufala. Ma come fai salmone e mozzarella? Arrivate dalla campana, me l'hanno portato. Dalla campana. È arrivata la campana, cioè di no, lancia in mozzarella. Cioè capito? Ma non si può fare un assaggino, un taste test? Poi c'è sta un assortito de scampo. Crudo. Assortito de scampo e crudo. Colpo con patate. Mi faccia fare questo assaggio. E quando è pronto? Quando è pronto? Meno 34? Sì, ho meno 34. No, raga. Prenotati il bagno per tutta la notte, non si sa mai. Meno male che ne ho due, siamo in due in casa, quindi... Meno male, raga, cioè... Chef Sio, che cosa? Sono quelle cose, secondo me, preconfezionate, tu la devi buttare solo nel piatto, cioè, ma... Polpo con le patate non ci credo proprio, assolutamente non sento un odore né niente, non sarà qualcosa che tipo avrà comprato, prenotato. Le mozzarelle le ho viste, peccato che non vado molto d'accordo con i latticini, già questa, e lui lo sa. E tipo per esempio una persona che ha un'intolleranza a qualcosa dice: amore, stasera, cioè, io ho una lieve intolleranza al lattosio. Cioè mi fa cagare, cioè, lo dico molto chiaramente, così fa pia e mozzarella. Cioè capite un attimo il livello che come impiatta il sio non impiatta nessuno, esatto. C'è cioè, proprio proprio io, guardate, cioè proprio accettare completamente il mio ruolo da ancella del patriarcato. Se voglio tipo mangiare tramite il sio mi devo aspettare il cagotto oppure mi cucino da sola nel caso, ma una pizza, ma la pizza a Roma basta il pensiero, pure quello è vero, basta il pensiero, però ecco è molto difficoltosa, ha tutte le virtù insomma, tutte le virtù del patriarcato.
le incarna tutte. Poi dice che Fagheris mi dà dell'ancella. Pur c'ha ragione lei, non è che... E in tutto questo il cesso sul tappeto è ancora lì. Hai capito, Queen? Cioè, abbiamo capito un attimo. E secondo voi come andrà a finire? Magicamente come andrà a finire? Se io mi devo incollarlo, va, devo mettere a posto. Mo gliela nascondo. Mo gliela nascondo. Metto a posto io, mi sembra proprio normale. Almeno da portare il vino, due sorsi di, tre sorsi di vino, da riportare pure il bicchiere, manco quello. Manco a di amore. Vuoi sorseggiare questo vino, degustarlo come sto facendo io? Ti porto un altro bicchiere con il vinello dentro. E oggi io ho fatto la pasta con il preparato di pesce, i bastoncini e fagiolini con surimi. Capi, prima, seconda, antipasto. Io. Mettigli il no, mi dissocio. Quanto sei gimmick. Mi dissocio, non è vero questo gimmick, è la verità. Quanto sei gimmick. Cosa ondeggia sul lato destro? Prima se volevi un po' di vino, no, ma devo lavorare. Sennò poi ma, oh, raga, ma vedete va, live con Crepaldi, da Marga, tutta la live con Crepaldi. Ma io dico ora, in questo preciso istante momento che mi hai fornito questo bicchiere pieno di... E ti sarà dato, se l'informazione che io ho è non voglio bere, significa... Per favore, mi vuoi portare un bicchiere di vinello? Già così, col fatto che mi chiedi, per favore sì. Bravo. Ah, per favore sì. Bravo. Se ti dicevo portami un bicchiere di vinello. No. Per favore, mi puoi mettere a posto il casino che hai fatto? 404 not found. Error. Me lo puoi mettere a posto il casino che mi hai fatto? Sì. Sì. Chiudo la porta, ok, a posto, passano le balle di amiche, ormai è proprio, cioè io sono completamente arresa, proprio, capite quando uno si arrende, proprio, tiri via il tappeto senza muovere le bottiglie. Cosa ondeggia sul lato dell'inquadratura? Ma questo qua è una candela. La candela, l'altra parte è un dildo colorato che mette luci a caso. Vabbè, comunque. Oh, ma io prima vi ho chiesto Nelson Candela. E poi tra l'altro, raga, io voglio dire, verità, mo che siamo tra di noi, stiamo tra di noi. Ma io prima mi sono fatta il collegamento con Crepaldi, con la doppia cam, che poi ho tolto perché mi dava soltanto problemi. Oh, Leonardo Cerbero Podcast, grande Anna, ciao Leonardo, tutto bene? Ecco qua pure Cappellone, grazie mille per l'abbonamento. Cappellone che dice? Che? Non mi permette. Anna, non ho più niente da perdere, quest'anno è andato male. Su OnlyFans, madonna mia. Ma dopo vi racconterò il proseguo. Mamma mia. Lei ha mai visto il zio senza maschera? No. No. La gente seriamente mi chiedeva, ma hai mai visto Flame in faccia? E poi, dopo un anno insieme, no, non, cioè, ma raga, le domande più gettonate sono, hai mai visto Flame in faccia? Oppure, ma tu scopi con Flame con la maschera? Top giochino BDSM. Che poi in realtà, no, a parte che ho sempre detto che mi fa strano vederlo con la maschera, cioè a me mi mette timore, no, vi giuro, cioè mi mette proprio timore, non lo so, lui all'inizio mi pigliava pure per il culo perché si metteva la maschera, tipo, cioè, tipo così, no? E per me non era Gianluca, cioè, capì, era tipo un alter ego lontanissimo, non volevo avere niente a che fare con lui. Poi vabbè, ci sono state quelle persone, ti pago se mi mandi la faccia di Flame, così, ma io dicevo, mamma mia, pensa un po' a queste persone, come stanno... può cambiare personalità a letto con la maschera. E se la indossassi io, il sio intimorisce. Perché la maschera da master compra, gliene una da slave.
Ti giuro, sto ridendo ancora per la live che ha messo su YouTube, dove parli di quel tuo ex amico. Il nostro carissimo, sapete come è andato a finire? È andato a finire che io nel momento in cui volevo farlo rinsavire, dire guarda, io, cioè, ti ho bloccato e tutto quanto, però, cioè, capisci che sta finendo un'amicizia decennale per questo motivo? Cioè, capisci che è problematica la situazione? Lui mi ha risposto, beh, però sei tu che metti quelle fotografie così, sei tu che in live ti mostri con gli harness, che sarebbe quel reggiseno con tutte le stringhe così. Colpa tua, mica mia, cioè sei tu che ti cerchi le persone che poi si arrabbiano e poi vogliono, ti propongono queste cose. Ah, ok, cioè tipo l'emoticon del cosa, ah ok, a posto, sì, ok, va bene. Però l'essere petulanti e scrivere soltanto costantemente quello, cioè, ti ho mandato due audio su Instagram. Da domani job, sì, mi sembra pure opportuno. Questa te la sei persa, detta buia, è irrecuperabile, non c'è niente da fare, non... Che live era? Live dove avevo spiegato che questo mio amico che conosco da 10 anni si era messo a scrivermi, a mandarmi fotografie e video del suo pene perché voleva vedermi nuda, eccetera eccetera. Amico di 10 anni stretto, solo che però lui sta in Campania e io qua sto a Roma. Vabbè, comunque vi ho fatto una domanda, vi ho chiesto secondo voi di cosa si parlerà dopo all'Idra, Toto Idra. Che delusione, sì, ma che lo dici a fa? Amico di 10 anni, cioè pensate voi, un amico o un'amica che conoscete bene da 10 anni, che all'improvviso scapoccia e vi chiede queste cose in maniera ossessiva. Giorgina, sotto sta Giorgiana, tappos. Maroanna, il rosso, il suo colore, non c'è sta niente da fare, è vero Maro, il rosso è il mio colore. È appunto Red Lilium, e molti dicono, ma non, perché ti chiami Red se ora c'hai i capelli così? Perché che Red, il rosso è il mio colore preferito, poi mi piace il giglio rosso mi piace da morire. Di 10 anni nel resto d'Italia significa che ha 10 anni. No, mio amico, sì, infatti, un mio amico che è mio amico da 10 anni. Lasciamo la surprise. Naturale se mora, no, sono un castano chiaro. Ho una domanda della live dell'altra volta, ma non ti viene voglia di finire la magistrale in filosofia per appendere il pezzo di carta in bagno? No, comunque di finire la laurea, sì. Ma a prescindere da tutto, sì. Perché è un percorso che ho lasciato a metà. Ma manco a metà, mancano 3 esami, 3. Infatti voglio un attimo capire come calcolare bene i tempi e soprattutto... Vorrei concludere. Anche magari, non lo so, vivermi questo... fare le live, se ciao, fare gli esami a distanza. Chissà come sarà, non l'ho mai fatto. Poi in seguito comunque alle live da un anno, ogni giorno. Magari capì. Ci sta meno quell'ansia che si ha quando si va a fare l'esame fisicamente di persona. Non lo so. No, in realtà l'ansia viene lo stesso. Però, stando nel proprio spazio, nel proprio luogo, essendo abituata... Certo, ci sta tutto il lavoro di studio dietro. 3 esami in un anno, l'idea... Sì. Secondo me è più rilassante. Io mi sono trovata meglio con gli esami a distanza. Vorrei provare pure io. Meno ansia, visto che di solito ne ho molta. Mistica mi adora. Davvero, sei convinto di questo? Molto meglio a distanza. Ma no, raga, la sensazione proprio di andare a dare l'esame di persona, a caga che ti viene 5 minuti prima che ci sta l'appello, il fatto di sentire nomi, cose, così, e dici, madonna, ma questa parte dov'era? Non l'ho studiata, eppure io ho setacciato il libro da cima a fondo, ma com'è possibile che mi sia sfuggito questo? Cioè, proprio, guarda, esami e laurea a distanza ci stanno, a laurea non mi piace a distanza. Abbiamo chattato su Instagram in privato, mi fa piacere.
Hai tutti esami orali? E in realtà uno sarebbe propedeutico, metà orale e metà scritto. A distanza gli iscritti penalizzano tantissimo. Io preferisco gli esami in presenza perché mi soddisfano. Ma a distanza si può fare, buttati. E infatti sì, stavo valutando di fare gli esami a distanza, quindi proprio togliermeli davanti così. Però la laurea, a me non mi piace la laurea a distanza, raga. Cioè, dopo tutti questi sacrifici, queste cose così, la laurea a distanza. Io non voglio andare là. Ma sta cosa, in realtà, sussisteva ancora prima della quarantena. Cioè, quando anni fa, mi sembra, di economia alla Federico II, non vorrei sbagliarmi, era stato messo che la tesi non andava discussa. Andava soltanto letta in privato, cioè non lo so, dalla commissione. La tua seduta di laurea era andare là e firmare. Che cagata, cioè proprio che cagata. No, io voglio esporre, io voglio dialogare, voglio dire quello che ho scritto, ciò che è il mio frutto. E all'epoca già pensare a una cosa del genere mi dava pochissima soddisfazione. Figuriamoci un attimo la seduta di laurea a distanza, mamma mia. Quando mi chiedono cosa ne penso degli esami a distanza, dico solo che da me i professori hanno fatto il ragionamento, tanto copiano tutti, quindi facciamoli più difficili questi esami. E chi non copia lo prende in culo. Mi sono fatto due titoli a distanza, magistrale aprile 2020, master ottobre 2020. Bene, dai, ammazza, oh, complimenti. Noi neanche discutiamo la tesi, ecco perché la preferisco a distanza. Molti meno sbattimenti per niente, però a me dà soddisfazione discutere la tesi. Cioè, capì, Aria? Cioè, io voglio discutere la tesi e non a distanza di persona. Cioè, mi piace proprio tutta l'atmosfera. Tra l'altro, mi piaceva la modalità di discussione della Sapienza, perché la Federico II che cosa facevano? In realtà è molto più sintetica, cioè nel senso, commissione, giornata in cui devi fare l'esame, ci stanno tot persone che devono discutere la tesi, si va davanti alla commissione a turno e si discute la tesi. Invece alla Sapienza come funzionava? Alla Sapienza ti facevano discutere la tesi, ti davano il voto, il giorno dopo c'era la premiazione. Bello, no? Io sognavo quando poi a magistrale mi sono iscritta alla Sapienza, dicevo, madonna mia, doppia festa, po' festa, io pure la triennale, ma qua festa io mica ho fatto la festa, sono andata a cena con la mia famiglia, la mia migliore amica e la ragazza di mio fratello, stop, cioè eravamo in sei, stop, quindi acchiappai culo. E quella sera nel ristorante in cui andai cucinava Gennaro Esposito, che è uno chef famoso, io ho fatto anche, mi sembra, Master Chef Kid. E infatti feci pure la foto con lui, dissi ammazzo, manco a volerlo. E quindi niente, ma in cosa scriverai? Io sto scrivendo la tesi, io stavo recuperando la mia prima tesi della triennale che ho dovuto abbandonare per delle tempistiche, insomma, cioè la tesi mi stava durando per 2 anni. Il professore mi disse, no guarda, forse ti laureerai l'anno prossimo. Disse, arrivederci professore, non è proprio cosa, vi ringrazio, bellissimo, tutto a posto. E scrissi la tesi con un altro relatore, con la promessa che avrei portato alla magistrale questa tesi sulla morte dell'arte, in particolare il pensiero di Arthur Danto. Ero andata appunto dai due relatori che avevano conosciuto all'epoca Arthur Danto, eccetera eccetera, ma durante il mio percorso in magistrale in filosofia mi sono accorta di essere interessata soprattutto alle filosofie femministe e studi di genere, e quindi di nuovo avevo cambiato la mia tesi e volevo portare per la magistrale una tesi in filosofie femministe e studi di genere. Avevo parlato anche con la relatrice, perché è una professoressa. Poi è successa la quarantena e addio. Addio. Poi è bello comunque di quando uno ha un contatto con un relatore, cosa che non ho avuto durante la triennale, perché il mio relatore all'epoca era un assistente in dottrine politiche. Io ho fatto una tesi metà dottrine politiche che sfociava in estetica. E cioè mi ha lasciato completamente carta bianca per quanto riguarda la tesi della triennale. Infatti mi aveva assegnato un libro che non ci azzeccava un cazzo con il tema che dovevo portare. Era Jacques Rancière, dalla politica dei senza parte
all'estetica del disaccordo. Parlando sempre comunque anche in quel caso di categorie marginalizzate, ecco perché comunque c'è sempre un fil rouge, un filo sottile che collega eventualmente la mia tesi triennale con quella che io ho in prospettiva per la tesi magistrale. Proprio devo da... cioè io so pure la tipa che se non mi tolgo tutti gli esami davanti non riesco a lavorare bene sulla tesi. Ho un'idea, cioè io la vorrei portare in filosofia femminista e studi di genere, e la professoressa aveva anche accettato, tra l'altro esami bellissimi con lei, stupendi, piacevolissimi, però cioè mi verrebbe poi a mancare tutta quella componente di confronto che non avevo avuto alla triennale, quando per esempio una persona va a parlare con la relatrice o il relatore e discutere attorno a quei temi, non semplicemente perché devono essere inseriti all'interno della tesi, ma proprio in generale, cioè proprio come crescita personale, così. E tutto questo non è possibile a distanza. Era stato anche difficile prendere un appuntamento virtuale con la professoressa durante la quarantena per spiegarle il mio progetto, di cui era entusiasta, per carità, però è molto difficoltoso. Io ci ho messo mesi e mesi per la tesi della triennale, ho dovuto imparare ad usare 3 diversi programmi specifici da zero. Oddio, che tesi hai portato? In cosa? Yogurt dog. È vero, io ho fatto tutto a distanza ed è tutto molto difficoltoso, sì, ma poi con le tempistiche, le cose. Anna, i 3 esami che ti mancano, che materie sono? Sono storia medievale, perché io ho integrato anche oltre 24 CFU in antropologia, psicologia, pedagogia e metodologie delle didattiche, anche il percorso in storia. Io sono laureata in triennale in filosofia, a magistrale sempre in filosofia, appunto per la classe di concorso a 19, che sarebbe filosofia e storia, ho dovuto integrare anche gli esami di storia. Ho fatto l'esame di storia romana, l'esame di storia contemporanea e ora devo fare l'esame di storia medievale per avere questa abilitazione in storia. Unpopular opinion: non sempre chi fa filosofia ama la storia, io in particolare a me non piace, o mi piacciono soltanto determinati periodi storici, se proprio devo essere onesta. Ingegneria meccanica, era sull'aerodinamica delle automobili, ammazza, oh, pesantissimo. E poi ho filosofia politica, interessantissimo esame, infatti credo che sia il primo che darò quando ritornerò a fare gli esami. Porterò La democrazia in America di Tocqueville e Il Leviatano di Hobbes, che avevo già studiato al liceo, ma anche nella triennale, con diversi esami. Tra l'altro un libro che costa più o meno sui 50-60 euro. Chissà la triennale a chi cazzo l'avevo prestato, che ho dovuto ricomprarlo, vabbò. Ma non tanto per i soldi in sé, quanto perché quando io leggo i libri di solito sottolineo, scrivo delle note, e tutto quello per me è lavoro andato perso e devo rifarlo da capo. Il bellissimo Il Leviatano di Hobbes, ma ragazzi, per una lettura vostra personale ve lo consiglio tantissimo, molto molto bello. Lo portai come secondo esame in dottrine politiche e portavo Il Principe di Machiavelli in confronto al Leviatano di Hobbes. Leviatano di Hobbes, mamma mia. E quindi sì, Democrazia in America, poi 2 libri del professore, Il Leviatano di Hobbes, e poi ci sta l'esame di filosofia del linguaggio e semiotica, e questo qua dovrebbe essere metà scritto, metà orale. Anche questo esame io non lo diedi perché fu scam. Anna, pure io vado alla Sapienza, chissà se magari qualche volta ti ho visto pure. Prima del 2020 non sapevo chi fossi. Ma Calor Bianco, tu dove vai? Alla centrale? Perché io non sto alla centrale. Filosofia non è mai stata la centrale. Tutti quanti andavano alla centrale, Federico II, ma filosofia stava a portata di massa. Bellissimo, col chiostro e tutto. Sapienza, tutti quanti vanno alla centrale, alla città universitaria, ma filosofia sta a Villa Mirafiori. È da parte. fu uno scam l'esame di storia della filosofia femminista. Filosofia del linguaggio e semiotica, perché ci fai le streaming di studio.
No, raga, io quando studio devo stare da sola, completamente da sola. Cioè, infatti, ma poi quando io studio dalla mattina fino alla notte per dormire 3 ore, 4 ore al massimo di me. Chissà come cazzo farò. E stai all'orientale tu? No, adoro Porta di Massa, ci andavo sempre a studiare. Hai visto? pure a me piaceva un sacco Porta di Massa, un po' troppo politicizzata, vabbè, però. Che ricordi Porta di Massa? Capito, va ficcanne! Dite la verità! Io ho capito benissimo! No, non è vero, non, per esempio, non mi fotte proprio un cazzo. Però la tendenzia a Porta di Massa ogni tanto ci stava quello stacco di 2 ore e mezza, 3 ore, la tendenzina insieme agli altri. Ciao Sunset, ciao, buona serata. Mi raccomando, passa dopo con l'idra selvaggia alle 22, mi raccomando. No, guarda, io faccio ingegneria, quindi sono stato al Verano, vicino alla città universitaria, a San Pietro in... Azzo! Ho sentito di Villa Mirafiori, ma non so dove sia. Come fai a studiare così tanto? Io devo dare un esame fra pochi giorni e mi distrago con qualsiasi cosa. No, beh, poi ci stanno i momenti in cui mi distraggo, Io ho un metodo di studi che non auguro a nessuno. Il mio metodo di studi è un martirio. Ah, ok. A me una cosa buonissima che ha lasciato il liceo classico è appunto il metodo di studi, ma è stata pure la mia più grande pecca, la mia più grande condanna. Perché? Sapete io come studio? Oh, magari qualcuno farà come me, se segui il corso, appunti ogni giorno, quindi ogni appunto è numerato dal giorno o dall'argomento di cui si parla. Appunti, corso. Libri. Io i libri che faccio? Inizio a farmi un calendario, no? E so che il giorno tot devo dare questo esame. Mi lascio una settimana per la ripetizione e concentro tutto nei giorni restanti da quando parto a studiare. Faccio un calcolo delle pagine in generale di tutti i libri e poi molti dicono: no, ma filosofia che si studia? Un culo caspita. Cioè, io per esame ho studiato per 7-8 libri, di cui alcuni libri sono le critiche di Kant, critica della capacità di giudizio, critica della ragion pura, eccetera, eccetera. Hegel, non so, cioè, capì? Tutti quanti concentrati, per esempio, per un solo esame, come è stato quello, per esempio, di filosofia teoretica. Faccio un calcolo di tutte le pagine, tolgo tipo le pagine della bibliografia, le note, eccetera, eccetera. Mi faccio proprio una suddivisione. E capisco quante pagine devo studiare al giorno. Che sono 40 pagine al giorno? Belle pregne! Sono 40 pagine della critica della capacità di giudizio di Kant. No, giudizio già a me. Della ragion pura. Ad esempio di Kant. Pesante! Quindi piglia quelle pagine, leggile, sottolinea. Scriviti a fianco le note. Poi prendo un quaderno. Questo quaderno. Inizio a farmi gli schemi, proprio gli schemi di tutto quello che è riportato sul libro. Questi schemi, che io scrivo, no, faccio proprio i diagrammi, belli consistenti. Filosofia ho sempre fatto così dal liceo, infatti il mio quaderno degli appunti e dei riassunti così giravano per il liceo. Perché c'erano alcuni miei amici che avevano difficoltà a capire. Figlio di Nietzsche, ciao, buonasera. Avevano difficoltà a fare delle connessioni logiche per quanto riguarda il pensiero di alcuni filosofi, eccetera, eccetera. Allora io iniziai a fare tutti questi schemini, però senza tralasciare nulla. Schemini, dopodiché, quello che ho scritto sugli schemini. Lo devo ripetere ad alta voce 3 volte, proprio ossessivo compulsivo. In più che vado avanti, il giorno seguente mi ripeto quello che ho detto prima e poi proseguo con lo studio. Capite che tipo io
ci sta, chi si legge il libro così, tu, appos, chiude, va. Non ce la faccio, non ce la farei mai. Una volta l'ho fatto, stavo male di ansia, proprio male d'ansia. Ok, è il mio stesso schema, ma io non mi suddivido in giorni le pagine a meno che non siano poche. L'ultimo giorno che fai? No, mi ritaglio una settimana per farmi un ripassone di tutto. L'ultimo giorno proprio... Ma io devo arrivare così, solo col quaderno, senza i libri, tutto deve essere trascritto sul quaderno con quegli schemi, faccio... Lo so. Ah, questo mi manca. Lo so. Cioè, proprio così. Che non è il lavoro mnemonico, attenzione, non è imparare a memoria quello che io trascrivo. Cioè, proprio avere chiaro il concetto in testa. Poi ci sono alcune cose che tu le devi imparare a memoria, cioè, nel senso che purtroppo è così, cioè, se tu devi riportare la bibliografia di Heidegger, ad esempio, devi sapere a memoria, cioè, con le date e tutto. Io non ho mai studiato in vita mia, ma mi fa piacere, Giorgiano. Ah. Sarei contento comunque di questo. E quindi è massacrante al massimo. Ora a distanza di un anno e mezzo, un anno da quando ho fatto l'ultimo esame, chissà se sono disposta a rifare una cosa del genere. Si apri un po' la mano della Madonna, proprio così, proprio vabbò, vado, va. Pure perché prima io ero così tanto esigente da me stessa che se pigliavo un 27, raga, peggio di 18, cioè non si è mai visto, peggio di 18 un 27. I miei voti, io alla triennale avevo 2,27, 2,28, 2,29 e tutti 30 e lode. Quei 2,29, una spina nel fianco, stavo malissimo così. 27, fallimento totale, per carità di Dio. Oh, già l'ho detto una volta. Poi, pure per esempio, i miei genitori avevano riposto tutte le aspettative su di me, perché mio fratello... Lei è una persona estremamente intelligente, ma fino ad ore che medie hai? Non ho medie, non ho ore, cioè nel senso tutta la giornata così, per questo dico, come faccio a conciliare lo streaming con lo studio? Dovrei vedere. Avevano riposto tutte le aspettative su di me. Quindi pure loro si aspettavano, capì? Io poi questa cosa ai miei genitori l'ho fatta capire col tempo, perché era diventato veramente asfissiante. Cioè non è che se mio fratello non era portato allo studio, e mio fratello ha cambiato 3 università ad esempio, io sono sempre stata, ho scelto filosofia, l'ho scelta io, ma sono stata sempre coerente, mai una titubanza sulla mia scelta. Però non poteva andare avanti che tipo... Cioè, io ritornavo a casa, mamma 27, e come mai? Cioè, non è dice, brava 27, un buon voto. E come mai? E perché? Poi, mamma 28, ah, veramente? Cioè, tipo così. Che loro vedevano quanto io studiavo. E mai farlo, mai farlo. Parlate con i vostri genitori, se è qualcosa, però... Io alla triennale ho 2,27, un 28, un 29 e tutto il resto tra il 18 e il 22. E sti cazzi, non fa niente. Io poi quindi ho capito che fare la corsa sia alla laurea che ai voti alti non serve ad un cazzo. Perché io alla triennale mi sono laureata con 110 e lode. Un applauso della commissione e tutto quanto. Bellissimo, soddisfacente. Vedere i genitori che piangono di gioia. Bello, Ma alla fin fine... A me, sto voto della triennale, ma che cazzo mi è servito? Mi è servito nemmeno per le agevolazioni alla Sapienza. Zero. A me che cazzo mi è servito? Beh, lei è soddisfazione, per carità di Dio, però... Mio papà, se prendo 20 nelle materie difficili, me ne riempie di baci. Beata te. Ari, beata te.
E tipo per esempio, no, ho sempre detto sta cosa, boh, magari starò descrivendo il comportamento dei miei genitori come una cosa completa, cioè anormale, no, però sto facendo pure un po' grave, però effettivamente è così, proprio perché sapevano che io tenevo delle aspettative altissime su di me e vedevano quanto studiavo, che magari ci restavano pure loro male, ma forse per me, per il voto preso. Io a volte, cioè uno dei 27 l'ho acchiappato completamente scamo perché il professore, ah sì, bravo, 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 devo andare a mangiare, 27, vabbè. E dissi, 27, dopo che ti ho detto tu, cioè, com'è possibile? Vai a litigare col professore? No. Un altro 27 l'ho avuto, purtroppo, ciao Martin, l'ho avuto perché era l'esame di pedagogia e la professoressa aveva dei problemi motori e anche di linguaggio. Bellissima materia, solo, e infatti lei era accompagnata da una ragazza. E lei una volta cioè lei mi fece una domanda, cioè stavo andando alla stragrande, lei mi fece una domanda che io non avevo capito. Cioè io proprio non avevo compreso verbalmente. Cioè, non avevo capito la domanda, no che non avevo capito il senso della domanda, cioè proprio come l'aveva posta. E io dissi, professoressa, per favore, può ripetere? Di nuovo, a parlare un po' così, no? Dissi, non ho capito. E lei di nuovo che mi rifece quella domanda, non si capiva un cazzo, raga, scusatemi, la verità, cioè, così. E che dissi, ah boh, ma che faccio? Ma rispondo una cosa, non la faccio sentire in difetto. Rispondo una cosa, lei disse tipo che ero stata imprecisa nella risposta. Dopodiché mi fece un'altra domanda, io tu a parlare di nuovo come un treno. E lei mi disse, ah ma questo è quello che volevo sentire prima. E io che andavo a dire, professore, non ho già capito come mi parla, cioè nel senso, come mangia fa? Non ti ho capito nel linguaggio, proprio nella formulazione della cosa, non sei stata che come dovevo dire? Eh no, però la colpa era mia. La risposta la sapevo e non avevo capito. Cioè, a volte io dico, io ho capito che magari. Ah, boh, lasciamo stava. Scusa, Anna, ma la magistrale alla Sapienza non ci sono comunque le esenzioni in base all'ISE? Ah, esenzione, cioè, tipo se stai in prima fascia, seconda fascia, cioè. Esenzione, tipo per esempio se presenti una disabilità, una cosa del genere, non in base alla fa, in base alla fascia dell'ISE, al reddito, paghi quello che devi pagare. No, non c'era via d'uscita, no, non disse a boh 27, che devo fare? Cioè. Quindi questo è. Sì, ma quelli in tutte le università, raga. Come quando. Era il periodo in cui io ero anoressica e ascoltavo particolarmente il genere musicale industrial. Ascolto ancora ora. Ma dovete sapere che comunque la retorica che c'è dietro il genere industrial rimarca un po' quella che è un po' l'estetica delle dittature. Come posso dire? Non tutto, per carità di Dio, non tutti. I gruppi, chi fa industrial, però, oppure ascoltavo molto neo folk, ascoltavo i Detti in June. Se voi scrivete Detti in June, vi appaiono dei simboli un po' che così rimembrano. E mi piaceva molto quelle, se ancora ora mi piace, pantalone nero stretto, la catena tipo al lato, camicia nera, anfibi. No, industrial e metal sono due cose completamente diverse comunque. Cioè si incrociano, però industrial è una cosa, il metal ne è un'altra. E come dice, ah, sei d'Archettona, quindi ascolti anche il metal. No. E quindi andai a fare questo esame di storia contemporanea e io stavo con i miei colleghi universitari, così. Ero vestita così, pantalone nero, anfibi, camicia nera, capelli neri, all'epoca li tenevo neri. E niente. Venne questa persona, mi disse: ah, ma sei uscita direttamente dal squadrone. Capite un attimo così. E io feci tipo proprio in faccia così, era molto più bassa di me. Feci tipo, ma che cazzo vuoi? Cioè, proprio. E tutti quanti, zitta, zitta, no,
zitta, non avevo seguito il corso di storia contemporanea, avevo seguito i corsi di filosofia, anzi no, all'epoca no, perché stavo a casa. Era la professoressa. Ma così, la professoressa, che era palesemente polarizzata verso un altro estremo politico, se proprio possiamo così dire. Sì, maronna mia, mannaggia miseria, certo, ma che cacchio. Oh, entrai, mi fece una domanda iper precisa, mi ricordo benissimo che cosa mi chiese. Avevo sbagliato il giorno, non la, dici l'anno, il giorno in cui, di un giorno. Disse, beh, lei non è preparata, c'è bisogno che noi ci rivediamo. Sì, ma manco, la prima domanda, ma è bocciata, oh. Non è bocciata perché avevo sbagliato di un giorno la data. Un giorno, stesso anno, stesso mese, un giorno. Ma nemmeno tipo, dice, quando inizio la prima guerra mondiale. No, proprio una cosa estremamente, tipo il sottomarino che da quella volta che... Cioè, capite un attimo? Ma boh, mi presento dopo 10 giorni perché comunque l'avevo studiato, l'esame l'avevo studiato, cioè nel senso non è che... così, mi presento di nuovo, vado, mi chiamano, il marito mi fa l'esame, però quel giorno mi ero messa la maglietta rossa, mi detto, ma voglio proprio per... mi ero messa la maglietta rossa, così no, manca su luce che va, si chiama e stavamo a posto, e io vado avanti come un treno, il suo professore tutto soddisfatto, perché poi io proprio mi ero concentrata, bravissima, bravi, trentellode, così, così. Ma la prima volta che fa l'esame, dissi, no, guardi, prima, ovviamente, io mi accerto, raga, ve lo consiglio, prima di dire qualsiasi cosa, badate bene che scrivono sulla camicia, sul libretto, eccetera, che ve lo confermano il buco, e poi parlate. Prima, dico, no, guardi, sua moglie 10 giorni fa mi ha bocciata perché ha sbagliato di un giorno la data di bla 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 bla. Ah, arrivederci baby, arrivederci baby, tipo così, no? E quasi sventolava il voto, all'epoca c'era il libretto con i voti, era beige, mi ricordo, sventolai il libretto davanti alla professoressa per dire, sta soddisfatta, che gli è? C'è qualcosa da dire? Sarà la maglietta rossa piuttosto che la camicia nera? Chissà. Ah, devo chiedere il divorzio. No, oh, boh, raga, cioè, cose assurde pure all'università, tra professori, così, cioè, proprio... E stavo dicendo che quando mi... questo è ancora ospite Marco Crepaldi, sto parlando a 2 euro su lì, spesso e volentieri capitava, pigliavo un voto alto, no, 30, 30 e lode, così, io chiamavo mia mamma, mamma, oh Anna... Mamma, ho preso 30 e lode. Tu, tu, tu. Dici, ma che è? Di nuovo a chiamare. Mamma, oh, ho preso 30 e lode. Sì, sì, ho sentito. Va bene. Pensavo che era caduta la linea, no? Invece è questo che va attaccato. Tipo, ok, informazione ricevuta. Adesso passiamo avanti. Ovvio che poi... quando ritornavo a casa erano felici, così, per carità. Poi dopo hanno capito che si stava facendo una richiesta veramente esagerata su di me, e piuttosto che magari suddividere quelle che erano le responsabilità da figlio anche tra me e mio fratello, l'hanno capito poi col tempo, come mia mamma ha capito poi, cioè io l'unica cosa che volevo concludere la laurea, perché mi dispiace che mio padre prima di venire a mancare non mi abbia vista laureata anche in magistrale, e una promessa che gli feci è che appunto mi laureavo, e se ho questa esigenza di laurearmi è proprio perché non voglio venire meno a quella promessa, ma in generale proprio attualmente per come sto riesco a campare più così che di studi, e poi soprattutto perché l'università è un lusso, raga, parliamoci chiaro, l'università, cioè io attualmente sto pagando le tasse, ma vuoto, cioè io ho pagato per un anno le tasse a vuoto, non va bene,
Vabbè, Anna, puoi sempre dare la colpa al patriarcato, ma sì. Però comunque sai che sarà fiero in ogni caso. Ma secondo me, sai che ti dico, Fede? Mio padre lavorava, no, nel mondo dei computer, creava programmi, software, eccetera, eccetera. Aveva una mente geniale, soprattutto per quanto riguardava appunto il mondo informatico. Ma geniale proprio, pensate che lo voleva Microsoft, se l'è corteggiato per anni. Infatti mio padre, quando mia mamma all'epoca era incinta, negli anni 90, mio padre andò in America perché tutta una questione così, stava sempre a studiare perché sapete, no, che col mondo informatico devi stare al passo, e non tutti avevano la costanza di mio padre, tant'è vero che era conteso da varie aziende per questo. Mi ricordo all'epoca quando ci stava il cambio dalle lire all'euro, mio padre praticamente non c'era quasi mai in casa, oppure negli anni 2000 mi ricordo che tipo successe il grande bug, il millennium bug, e mio padre lo chiamarono in tutta Italia, quasi in tutta Italia, perché al mezzanotte tra il 1999 e il 2000 si potevano avere dei problemi per quanto riguardavano dei software, mo ve lo dico proprio così. Lui ovviamente l'avrebbe spiegato meglio, e mi ricordo che mio padre non c'era mai in casa questa cosa, che quell'anno è stato un anno un martirio. È paradossale che, ecco, mi ritrovo attualmente a lavorare sul computer, online, attraverso una trasmissione comunque in modo informatico, virtuale, soprattutto di queste tematiche. Sicuramente per come era fatto mio padre mi avrebbe seguita, e pure perché quello che io di cui parlo con voi, io spesso e volentieri ne parlavo con mio padre, pure con mia mamma, per carità di Dio, però con mio padre in una maniera completamente differente. Sì, Patrick è il contatore dei software più vecchi, ma ancora in utilizzo, non poteva arrivare a 2000. Ah, ecco, ok. Mi ricordo di questa cosa, Millennium Bug, mamma mia. Avevano paura che dal passaggio 1999-2000 i computer resettassero e andassero a riorganizzare le date da zero altro. In realtà, a parte alcuni casi, non successe. Miriam, se fossi mia figlia sarei orgogliosa. Mi ricordo questa cosa così, che io poi... E mio padre, per giunta, mi pigliava sempre in giro perché mio fratello è estremamente competente. Infatti, ovviamente, ora il suo lavoro, per quanto riguarda il mondo informatico, cibernetico, computer, software, eccetera, eccetera. Io invece non capivo una mazza. E in più mio fratello ha sempre seguito Twitch, sempre, da sempre, lo streaming in generale, quando io dicevo, ma che cazzo è lo streaming? È paradossale che oggigiorno mi ritrovo a lavorare qui sopra con una strumentazione, cioè tipo per esempio, raga, ma chi cazzo lo sapevo di lì? Ma io non sapevo neanche che cacchio era OBS, scusatemi. E sicuramente mio padre mi avrebbe aiutata a settare a dovere certe cose, così come già fa per esempio in realtà mio fratello. Io non voglio disturbarlo, però ogni tanto è così. E quindi dico, penso un po' all'ironia della sorte, chissà che cosa potrebbe eventualmente, cosa poteva pensare di me, mo che lavoro così, lavoro qui. Già mio fratello comunque, proprio perché conosce la piattaforma e non è uno streamer, da spettatore mi dà dei consigli, comunque mi segue, cioè lui niente, ne parliamo tranquillamente, cioè so di parlare con una persona che non è completamente ignorante sotto questo punto di vista, anzi ne so molto di più rispetto anche ad altri che ci lavorano su questa piattaforma, come per esempio quando io ho detto a mia mamma che col mondo,
cioè mia mamma era proprio l'opposto di mio padre, l'opposto di mio fratello, e non riusciva a capire come si potesse guadagnare facendo delle live su Twitch. A mia mamma all'inizio diceva che era una mia smania di esibizionismo, e dice no, mia, io guadagno qualcosina da questa cosa, e lei non capiva come. Poi dopo, cioè tramite me, tramite mio fratello, eccetera, eccetera, lei ha capito come funziona. D'altro canto sarebbe contenta pure mia nonna, che cioè, all'epoca dei fatti, quando stava a triennale, mia nonna lungimirante, mia nonna sagace, mi diceva tipo, io per esempio facevo un esame, dicevo, oh nonna, ho pigliato 30 e lode, non avevo. No, ne ho pigliato 30 e lode, cioè un complimento. Cacchio, ne so, un bacino. Ehi, che fa questa laurea? Tu sai che fa? Anna non. Tu sai che fa? Allora, tu sai che fai? Tu vai, ti proponi al grandi fratello, grandi però, al grandi fratello, e vai là dentro. Vai là dentro. Dopodiché, due sono le cose. O fai azzuculel, significa fai un po' la meretrice, però non te lo consiglio perché poi la gente ti parla attorno, eccetera, eccetera. O ti appicci con chiunque, quindi litighi con chiunque. E secondo me è meglio la seconda cosa, mia nonna, no? Poi che cosa fai? Pure se non vinci il grande fratello, comunque ti chiamano nei salottini, queste cose così. Tu ti metti un bel gruzzoletto da parte, dopodiché quel gruzzoletto che cosa fai? Ti compri la laurea. E poi mia nonna ci aggiunge pure, e così quando poi diventi famosa tra virgolette, mi presenti pure Alfonso Signorini. Capì, mia nonna simpatizzando con Alfonso Signorini, diciamo, ma cioè, io alzo le mani, cioè sai, fa tutto un costrutto sociale. E in questi giorni tra l'altro mi uscì su Facebook il ricordo di quando mia nonna mi disse questa cosa, che io subito avevo poi trascritto su Facebook. Mia nonna all'epoca era ancora viva. No, no, Tulim, bene, l'elefante blu di Verdena, ma chissà se lo becco. Mio Dio. Me lo screenshot? Ecco, eccolo qua. L'8 gennaio 2014, non vi dico palle, eccolo qua, l'ho screenshottato. Nonna, tra poco mi laureo. Nonna, vabbè, tipo, silenzio, ma... Io, ah nonna, lo sai? Ah, ecco. Ah nonna, lo sai che vado al grandi fratello? Perché la pigliavo pure in giro ogni tanto così, no? Nonna, finalmente fai qualcosa di buono. Finalmente fai qualcosa di buono. Cioè, capito? Nonna, tra poco mi laureo. Nonna, ma con grande fratello. Ah, finalmente fai qualcosa di buono. Tu basta che fai o la scemuttella, tipo poco di buono, e io non voglio, Anna non, o tappiccico, traduzione, o litighi con chiunque. Diventi famosa, ti fai soldi e la laurea te la compri. Ah, poi mi invitano pure in studio, così mi metto vicino. Oh, signorina, perché Alfonso Signorini, mia nonna lo chiamava signorina. Il signorino. Mi mettono vicino un signorino, maronna mia. Traduzione, Alfonso Signorini, nonna Anna, 83 anni, all'epoca del 2014. Genio del male, mia nonna. Genio del male. Io sono sicura che se mia nonna tipo era ancora viva, sicuramente mi avrebbe guardato ogni giorno. Mia nonna, mia prima supporter di Twitch, del mio canale Twitch. Poco ma sicuro, raga. Cioè, poco ma sicuro proprio. Cioè, mia nonna secondo me stava là. Ah, che poi che cosa successe? No, successe una cosa. Ah, quando partecipai ai... come si chiama? Ai videoclip. Io ho partecipato a 3 videoclip. Quando girarono il primo, mia nonna era ancora viva.
se non mi sbaglio, sì. Sì, mia nonna era ancora viva. E mia nonna faceva vedere sto videoclip musicale a chiunque andavano a trovarla sopra. Mia nonna stava sempre, oh, hai visto Anna, così, così. Pensate un po' voi, se mi vedesse oggi, tua nonnina sarebbe stata la social media manager del secolo, ma sicuramente, Ari, sicuro, ma senza scherzare. Cioè, mia nonna stava tantissimo, con una mentalità aperta, che poi una persona comunque di quell'età ti fa un ragionamento del genere così. Però, oh, cioè, tutte le vecchiettine, no? Che io adoro. Io quando vedo le vecchiettine mi ricordo sempre i miei nonni, così. Crissandolo, grazie mille per i 100 bits. Nonna Anna non se bat, esatto. Cioè, magari qualcuno avrebbe potuto portare un discorso, no? Un po' più moralista, un po' più bigotto, un po' più... Mia nonna, no. Ah, quando io... Mi dico questa cosa, quando all'epoca, no, io ero rossa da 11 anni e portavo i capelli appunto di questo rosso con la frangetta, così, col trucco. C'è stato un periodo in cui mi feci per 6 mesi i capelli neri. Ora dovete sapere che al mio paese io ero quella strana, che vestiva sempre di nero con questi capelli rossi sparati, con sto frangettone così, con sto trucco nero. E tutti quanti mi guardavano un po' sempre, ma che, mo vorrei vedere quando scenderò con i capelli bicolor. Non vi dico proprio. Quando mi feci i capelli neri, mia nonna un giorno venne. Mia nonna era tipo il maestro Yoda. Sono tipo così quando era bella. Venne da me, mi guardò e disse: ma che fa questi capelli neri? Cioè, ma che devi fare questi capelli neri? Disse: no, perché non sei contenta? Ma ormai, capito? Non mi guardano più con questo occhio un po' strano, no? Mi guardano più che mi chiamano dei capelli rosso fuoco, così. Mia nonna, ma che te ne fottra gente? Tu stavi così bene con i capelli rossi, mi sembri così morta con i capelli neri. E poi i capelli neri ce li hanno tutti, tu eri particolare nella tua stranezza. Mia nonna, 83 anni, mia nonna. Quando mia nonna mi disse così, raga, io il giorno dopo chiamai il mio parrucchiere e dissi: mi devo ritornare rossa, mi interessa proprio per questo 6 mesi. Cioè, mia nonna, oh Gianlu, mi hai fatto mettere una da paura. Antipostino? Guarda un po', devi assaggiare, non puoi capire quanto è buona. Queste sono cagatelle. Guarda, no. devi ringraziare a Dio, purtroppo, che non sei guastata troppo intorno. Guarda là qua roba che c'è intorno. Assaggia. È meglio questa che quella che ci siamo mangiati al ristorante ieri. Allora, assaggia. Questi sono... Fai, allora, taste test. Taste test. Questo è il patè al salmone. Patè al salmone su crostino. Che me ne fa assaggiare uno, che non manca assaggiare. Prego. Proprio uno così, test, vai. Ma questa è la... Insieme, test. Vai. Posso dire una cosa? Ti cucino qualcosa, cioè mi sono patengo un po' crostino e tagliata una mozzarella. Ma cioè... io non ho detto cucino. Allora, cucinare non significa... Aspetta. Servire un pasto degno non significa per forza mettersi a cucinare. Va bene. Test. Tolto pure il fatto che io cucino in maniera magnifica. Quindi domani cucina lui. Vai. Ah, buono. Il spadè è buono. La mozzarella. E chi ne ha latte? Quindi vuol dire che è buona. È buona. Posso? Io l'ho già assaggiata la mozzarella. Che paracolo. L'ho già Ma che poi non mi rendisco. Assaggia. Mo mi devi dire se n'è più buona questa che ho comprato che quella se siamo mangiati al ristorante. Guarda come cola, vai. Mo mi devi dire se n'è più buona questa, dai. Questa è buona, un mozzarellone bufala. No? È uguale. Da buona campana. No, va. Basta. Te lo lascio buono.
Grazie. E poi ci stanno ancora le crostine. Mi fate ridere, raga. 2 ore perché i crostini sono piccoli, artigianalmente spalmati uno ad uno. Madonna mia. Raga, però siete fenomenali, eh. Cioè... buono questo... un aduno spalmato artigiano. Ah, però Gianluca! Ma quando si dice... ma perché davvero? Ma io non lo so, guarda. La nuvola mi... rale. Hai capito? Ci hai messo 2 ore... perché, 2 ore perché i crostini sono piccoli, artigianalmente spalmati uno ad uno. Allora, sai qual è la cosa? Che magari uno dice, sai, ha cucinato magari il piatto di pasta. Quella... io ho comprato una mozzarella da 25 euro ogni 100 grammi. Questa mozzarella è arrivata a Roma questa mattina dentro un furgino, capito? È fresca. Però ti sei dimenticato di un... potrei pure mettermi a cucinare tutto quanto. Ti sei dimenticato di un dettaglio banale, ma non per questo trascurabile, che io ho un'intolleranza al lattosio. Ti sei scordato che... guarda... cioè, 2 anni e mezzo insieme... guarda, potrei essermelo scordato dal momento che ti ho sempre visto mangiare sempre e comunque lo stesso lattosio. Davvero? Io ho mangiato la mozzarella, ma quando mai? Yeah, onestamente, ma tu mi hai visto mangiare la mozzarella? Io che te la lasciavo sempre la mozzarella, e tu dicevi: oh, meno male che non ti piace la mozzarella, così la dai a me. La mozzarella no, te più pesce crudo di certi tipi. Ma la mozzarella quando mai? Bravo, mozzarella. Io l'unica cosa al massimo la Filadelfia. No, però ti ho visto mangiare delle mozzarelle pure. No, la mozzarella, Gianlu. Pure quando ordinai quella là che era venuta dalla campagna, te lo ricordi, quella là grossa, la casa mia vecchia. Ma l'ho assaggiata un pezzettino, non che mi ha già mangiato pezzi di mozzarella. Vabbè, comunque. No, però diciamo che sto fatto della mozzarella non è una cosa che so bene come il parmigiano. Ma se... il parmigiano, se c'è tolleranza al parmigiano, sai perché? No, l'intolleranza, tu mi hai sempre detto proprio che non, te lo schifo. A parte che la carbonara... sa se può mangiare ieri la carbonara. C'è il pecorino dentro. È la verità. Sa se può mangiare l'altro ieri. Mi hai insegnato a mangiare la carbonara. Perché? L'intolleranza. Ma io, prima la mangiavo. Il gusto è gusto. No, però era pure intolleranza. Perché sai benissimo che io poi vado a caga. Lo sai. Però io prima la carbonara mica la mangiavo col pecorino o col parmigiano. Io per un anno e mezzo l'ho mangiato. Il pecorino. Io all'inizio mangiavo col pecorino nel collo. Yeah. No, stava a dire la carbonara in sé per sé, è peggio che il parmigiano. Perché io non lo mangiavo né col pecorino né col parmigiano, che mi faceva schifo, mi faceva pure schifo maneggiarlo. Ti ricordi? Era proprio schifo toccare, che la busta la dovevi prendere tu e te la dovevi mettere perché mi faceva schifo. Ecco. Raga, poi dopo ho cercato di ovviare il problema. Niente, belli miei. Allora, vediamo chi ci sta. Andiamo a fare un raidone. Solo uovo? No, uovo e pancetta. Uovo e pancetta. Allora, vediamo un pochino chi ci sta. Ci sei un cazzo, mamma mia. Oh, stai annunciando veramente. Oh, ci sta la sedia. Andiamo da sedia. Raid Hatch, passatemi una E. Accedia SD.
Twitch è un po' morente in questi giorni, ramarro marrone. Vabbè, noi ci vediamo. Iron, mi dispiace, sono 3 ore che siamo in live. Ci vediamo dopo con Idra Selvaggia, mi raccomando, ragazzi, alle 22. Tema interessantissimo. Sì, ci vediamo tra un'oretta, insomma, un breve break mi prendo per poi partire. Vediamo. E andiamo a salutare Assedia, scriviamo proprio Assedia, tipo Assedia, che lui sicuramente riderà. Ci vediamo dopo alle 22 sul canale di Idra Selvaggia, punto esclamativo Idra Selvaggia, vi uscirà anche il link del canale Twitch. In più, ci vediamo domani pomeriggio, per l'orario seguitemi su Instagram, punto esclamativo Instagram, o reddelilium trattino basso, perché vi aggiornerò circa l'orario. Vi ricordo che sabato pomeriggio ci sarà una live sul canale di Boned, che vedete qua tra i comandi, punto esclamativo Boned, tutto punto esclamativo, mi raccomando, e costruiranno il mio piccolo PC anche grazie a voi. E da lunedì saremo operativi col PC nuovo e non ci ferma nessuno, pure che ha mirrorless nuovo e non ci ferma nessuno anche nel portare giochi horror. Non solo. Un bacino, ci vediamo tra un'oretta sul canale di Idra Selvaggia. Ciao!